E quello che state ascoltando è Fumble Now. Che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano e in Italia e anche nel mondo in italiano e anche nell'universo non lo sappiamo, non e anche sapere. Nell'universo non lo possiamo sapere perché ed è il primo in italiano anche nel mondo non italiano. Se il tempo non fosse ciclico, o se fosse chi lo sa, non è lineare. Se fosse fuoco, brucia. Bruciamo. Fumble è un podcast di giochi di ruolo che fa parte di QWERTY, dove ci sono tanti altri podcast, tra cui i nostri fratelli e figlioletti dispersi, SideQuest, Papà, Epoca. Perché dispersi? E beh, disperso è come quel gioco che facciamo Epoca, una puntata ogni mese. Che... Babbo. Allora. Okay. Epoca. Grazie Roberto, non fa niente, come se... non aiutarmi. In più, oltre a essere un podcast, è anche una casa editrice, quindi abbiamo due giochi, che sono Clotos e Gattai, che sono in vendita nel nostro shop, e ci stiamo preparando per Modena per farvi provare tante cose belle se venite al play di Modena il 5, 6 e 7 Potete aprile, anche toccare Claudio, Quali? Claudio. Ci saranno tutti Claudi. E due. Sorpresa! Claudi. Tutti e due i Claudi ci saranno a Modena. Vi prometto di non avere questi capelli da Toto Cutugno che non taglio da 3 settimane. E vi promettiamo che lo potete toccare. Sì, sì, sì. In posticini particolari. Poi tanto c'è una bambolina, ci indica. Esatto. Esatto. Dice dove siete tutti. E la bambolina sarà una bambolina voodoo, quindi quando soffre tutte le volte. Fammi vedere dove ti ha toccato. Qui. Ricordatevi che dovete sarà sempre... bello dopo 3 giorni. Ricordatevi che dovete sempre chiedere il consenso prima di toccarlo, ma tanto Claudio accetta sempre. Sì, sì, sì. Vedi, è giusto. Ho detto sì, 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 senza neanche aspettare. Attenzione, potrebbe non reggere in tribunale. Che altro dire? Questa sera continuiamo a giocare a Coriolis, ma vi possiamo già dire che a marzo ci sarà una puntata speciale. Speciale. Speciale, la prima settimana di marzo, sì. Perché il buon Jacopo Colò sarà qui. Oh. E abbiamo già pronta una puntata di Feng Shui. Oh. Non vi dico altro, seguite la pagina. Sarà un po' rintronato quel fuso orario, però. Non c'è il fuso orario. Perché se lo aspetta. È Roberto che è rintronato dal fuso orario. Povero. Sicuramente Jacopo non ci sta ascoltando adesso perché li aggiorno. Certo, assolutamente sì. Andate a vedere Alita. Date i soldi. Così. Sì. A James Cameron che gli mancano. Non siamo sponsorizzati, ma... Facciamo che rompo silenzio. Sempre Claudio. No, ritiriamo. No, via. Claudio, tu no, è il dado. È il dado. È il dado? Sì, sì. E devo fare qua, non posso. Beh. Va bene. Tanto era 1-2. E poi lui, il suo nickname anche su QWERTY negli speaker è Claudio 2. Claudio 2. Allora, eravamo sulla Calypso, ora rinominata Talisman. Per ora da voi. Come si chiama la sottonave? Con della vernice. La sottonave? Grazie. Io ho liberato la persona che avevamo intrappolato. Io ho liberato. In realtà volevo ho liberato dalle fosse da lei la persona che avevamo intrappolato. Qualcuno l'aveva legata male. Quindi ha cercato di uccidermi. Ma io sono stato molto assertivo e dopo sono stato molto gentile. Quindi l'ho intrappolato. Non è stato il master che ha fatto 98 successi con 3 dadi. Assolutamente no. Mi ha raccontato che era stata mandata lì da un. Mandata a uccidere il mio buon amico Ifran da... Così buono che non sa il nome. Ha detto buono, non memorabile. Amico Ifran da un draconita. Draconita che non era il draconita di Coriolis, perché ce ne sono molti pochi draconiti, ma non sappiamo ancora chi è. Non abbia fatto dopodiché, niente, il buon Eric si è sbarazzato della minaccia che io ho causato. Ci siamo dimenticati tutti che probabilmente abbiamo un impianto di incenerimento e di riciclaggio dei rifiuti sulla nave. Tu avresti voluto mangiare una persona? Io sono più contento di averla abbandonata. Beh, ma la usavamo come antigelo. Il praticore di aveva lui, ma chi se ne frega di Lazar? No, tu l'hai appesa come un albero di Natale. Sì, lei l'ha ucciso. È stato un suicidio. È stata Ilona a ucciderlo. È vero, è stata Ilona a ucciderlo. È stato un suicidio. Un gesto casuale. Una mantata. È stato suicidio. Un gesto casuale. Che sfiga. Esatto, beh, mentre ci casuale nel senso di caotico, del caos primevo.
Mentre due di noi si come si dice, si avventuravano nello spazio profondo per fare una versione splatter di Aladdin, in cui facevano volare nello spazio un tappeto col morto annesso. Quando non si capisce l'arte. Ci siamo industriati un po' tutti per capire che cosa c'era sotto all'indovinello che Ifran aveva cercato di dare, all'enigma che Ifran ci aveva cercato di darci. Vabbè, brevi parabà, siamo riusciti a raggiungere il nocciolo dell'informazione. Il nocciolo dell'informazione è che c'è una base su Jabet 874. No, questa è un'altra cosa, cazzo. Aspetta. Ah, aspetta. Cave Gurbani. Esatto, Caven Gorvani. Ognuno l'ha scritto diverso, è molto bello. No, che io non riesco a leggere. Poi l'ubriaco sono io. Ho due nomi: Caleb Gurbani e Rezbe Seddighi. Rezbe Seddighi è il tizio che dobbiamo trovare. Allora, recuperare. Aspetta, io ho scritto Caven Gurbani. Il sistema è Amura. Esatto. Ah, okay. Calmi. Recuperare tecnico e portare a Rezbe Seddighi. Sistema Amura, base costruttori, di portarli molto ricca. Di portarli o di spazio allora, portale? Di portali. Molto ricca. Allora, perché scrivi in maniera di portali molto ricca? Questa cosa tutti ammicca. Probabilmente sì, stavo cercando di diventare un po' di esatto. Allora, sappiamo che c'è questa base che peraltro era stata che nel sistema d'Amura, ma era stata mascherata come se fosse su un altro sistema, una cosa del genere, mi ricordo. Su cui ci sono un sacco di tecnologie belle, costose. Noi abbiamo detto o andiamo lì e cerchiamo le tecnologie oppure vendiamo al miglior offerente l'informazione che questa cosa c'è. In realtà io e Ron abbiamo anche pensato, ma piuttosto andiamoci e lasciamo perdere, questa roba che sembra pericolosa. Esatto. Però poi è esplosa la stazione. Sì, mi spiace, ma non mi ricordo Rob Zombie o Rob Zombie come lo chiamavano. Quello che dobbiamo cercare. Ma perché lo dobbiamo cercare? Non mi ricordo. Per la storia dei portali. Sì. Perché ce l'ha detto Ifram. Ah, giusto. Era un amico di Ifram. Prima che tu lo facessi esplodere. Esatto. Ma così anche per dirlo, perché aveva detto che se lo riportavate vi davano talmente tanti soldi che potevate andare in pensione. Giusto. Il che significa anche pagare la nave. Vero. Tipo quel milioncino di birra. Ed è per quello che sto spingendo in quella direzione. Ma adesso la nave è un'altra, è la Talisman. Ah, certo. Allora, sì, ma è comunque intestata a me. A te, non a me. Così se ti trovano ora ti fanno pagare doppio. Che hai provato a scappare. Lui ha fatto... Zero ha fatto esplodere Ifram con mio... Zero ha fatto esplodere una bomba che lui aveva messo su Ifram. Poi non si sa se è morto. Più che altro... Voi non lo sapete. No, sì, no, sì. Tu hai detto, tu hai detto lui. Ho detto Ifram non è più un problema. E ho fatto una chiamata col comunicatore. Però tu hai detto collegare la chiamata al comunicatore, gli ho fatto esplodere il cervello. No, aspetta, però tu hai detto Ifram non sarà più un problema. No, lo so, però tu poi mi hai detto. L'hai fatto. In realtà l'hai fatto altre volte, tipo quando dovevi buttare la spazzatura. Esatto, hai detto che io lo so. Lui lo sa. E io ci sono rimasto malissimo perché quando ti ho dato il telefono ero sovrappensiero, cioè il comunicatore io ero sovrappensiero. Sì, ma tu gli altri non sanno che ho ucciso. Io lo so, ci sono rimasto malissimo. Per me è totalmente indifferente. Dopodiché sono arrivati. Immaginiamo. Come si dice? Ci sono state le esplosioni. Noi ce ne siamo battuta. Sì. Durante il viaggio, personaggio suo, proprio quello che dici. Posso non dire a nessuno questo segreto, puoi fidarmi della mia indifferenza. Cioè, tanto se lo dimentico. Non solo, quale segreto? Esatto, questo succede con lui. Esatto. Lui sa il mio segreto, ma lui non sa. E le esplosioni che avevate visto sembravano di Molotov. Esatto. Bombe artigianali, non bombe dell'esercito. Antimateria. Antimateria. Siamo andati via, una nave in stealth si era messa sulla nostra scia, noi gli abbiamo fatto tanto male e stiamo per abbordarla e entrare adesso che abbiamo disattivato tutti i suoi sistemi e lei sta veleggiando nel spazio profondo dove non si sente lo spazio. Esatto. Nel vuoto non si sente lo intanto spazio. Intanto salutiamo Manu che è la prima live che segue. Ciao Manu! Comunque è nel vuoto non si sente lo spazio perché l'ho scritta più grande dei nomi importanti della campagna. Sai che quasi cambio il nome della campagna in nel vuoto non si sente lo spazio. Ah, va bene. Intanto quella deve essere la nostra parola d'ordine per qualcosa. Beh, io sto per prendere il terzo mystical power, sono un incompetente. Potrebbe essere la nostra parola quella lì. Ti do un'anticipazione. La safe word. Se lo scegli bene... Potrebbe essere la nostra safe word. Se tipo sta succedendo qualcosa che vuol dire... Che vuol dire facciamo dei danni. Ok. E il tipo che stiamo parlando con uno, diciamo, quindi ci hai catturato, però devi sempre ricordarti che nel vuoto non si sente lo spazio. E lì vuol dire ammazza tutto. Cos'è un artifact?
un artefatto, sì, e un congegno ipertecnologico dei costruttori di portali. Io penso che prenderò artificiere. Cisua. Cioè, potrei prendere artificiere. No, lo so. Dai, votazione no. popolare. Artificiere, posso entrare in trance e comprendere un artefatto. Quindi ne determino l'origine, l'uso e l'utilizzo. Oppure potrei prendere banalmente. Prendi qualcosa che non puoi spammare. Chiaro, artificiere finché non c'è un artefatto. Non lo posso spammare. Beh, ma artificiere lo puoi usare anche sugli oggetti normali, eh. Lo faccio a fare. Ah, guarda! Per sapere come funziona una cosa, visto che la nostra più grande esperta di tecnologia è Ilona. No, il più grande esperto di tecnologia sono io, okay. Caro mio. Io sono dei sensori. Beh, posso prendere chiaroveggenza, posso avere una visione di dove un oggetto o una persona può essere trovata. Che, dato che dobbiamo trovare già giù roba zombie, sarebbe interessante. È una visione, quindi permette alla storia di proseguire, perché tu mi dici, mi fai vedere, cioè non è che mi dici, ah, si trova qui. Allora, you get visions of where an object or a person can be found. The game master decides what the form the vision take, but as a rule of thumb, an object you once owned is easier to locate than an object only described to you. Quindi in questo caso il tecnico che non ti è stato neanche descritto è quasi difficilissimo. Chi dice che io non ho mai posseduto il tecnico? Quando, ah no, è vero. Scusa. Metallo. Ma scusa. Figa. Prenderò... ho posseduto il tecnico, vabbè, ho capito. Ma con tutti i termini che puoi scegliere. Io invece alla Skyrim, continuando ad allenarmi sul manichino per tagliare i tendini, ho preso uno in medichirurgi. E a fare le trasfusioni? Adesso è quello farle. Il punto dopo. Adesso posso farle. Esatto. Con uno posso provare. Gli serve un tendine per prendere la vena. Però finalmente può realizzare il a uno sogno. Posso provarci. La trasfusione? No, grazie. In cambio di un talismano. Fabio, non andare ad ascoltare il falso imperatore, ascoltaci in diretta. Facciamo due bancarelle, una talismana e una trasfusione. Che brutto pezzone. Ma comunque io bene. Ho un lavoro da fare, perché come sempre l'unico che fa qualcosa qua dentro un talismano per far andare la trasfusione. Ultima domanda. Sì, io devo prendere per qualsiasi inizio sessione o se ho i punti esperienza lo posso prendere quando voglio? Per me quando te pare. Ah, sti cazzi, allora aspetto. Il primo che ti viene utile. Quando sarà utile. Bravo, bravo. Bene. Sì, vabbè, così bene. È un po' cheat, però. Gliel'ho chiesto, non è cheat, se si può fare lo faccio. Ho poteri mistici mentali. Io mi metto la mia exotuta e vado a bussare. Però non abbiamo il coso di aggancio, no? Sì. No? Sì. Sì? Lui ha messo l'exotuta per più sicurezza aggiuntiva. No. Lui ha messo l'exotuta perché giustamente anche con il ponte di attracco l'unico che può fare la traversata fuori è lui con l'exotuta. No, non è per quello. È chiuso. Allora, il ponte d'attracco si intende proprio i due oblò, chiamiamoli così, dimensione umano di persone che ci possa camminare dentro, che permette di collegare le due navi. Okay. Quindi non dovete fare. Uscire ma nuove. Una di queste due navi è senza corrente e non aprirà un cazzo. E non avrà le piastre gravitazionali attive. Quindi dobbiamo nuotare. Ah no, giusto, io non ero con loro, io ero di nuovo con l'exoshell, se non sbaglio. Sbaglio. No, è quella reinforced che ha il talento. Io ho la termostatica, quindi mi sa che non funziona. Il talento era quello degli stivali. Io in tutto questo, con zero, sto nel dove c'è il cannone a ioni. Ho chiesto a lui di tenere sempre uno di energia per far attivare le armi, se tanto siamo più o meno sì, fermi. Vabbè, ora sparare sulla nave è un po' difficile. Se io sulla nave prova a scappare mentre loro stanno facendo l'abbordaggio, io gli sparo. Ah, se prova a scappare, sì. Vi trancia la nave, però. Non gli abbiamo spento i motori. Ma se riparte, io gli sparo. No, le termostati non posso utilizzarla. Avete 5 secondi, dopodiché io apro il portellone da fuori. Con ci sarà il maniglione d'emergenza. Sì. Vai, caro, vai. Assolutamente. Che. Senza la gravità è impossibile bere, quindi io di là non ci vado. No, è più divertente invece che c'è le no, l'ultima volta che ci ho provato ho continuato a inseguire il Coriopolitan avanti e non riuscivo mai a raggiungerlo. Quindi a un certo punto ho detto vaffanculo, torno nella gravità e bevo. Perché la gravità aiuta, no? Anche quando sei inerme, basta che apri la bocca. Che poeta. Coriopolitan. Coriopolitan. Allora, io busso al portellone e gli lascio... 10 secondi se sono lì davanti al portellone per togliersi di torno, perché se no si abbassa la maschera da salvatore dentro l'exotuta
No, c'è il maniglione di emergenza. Sì, sì, ci però sono i maniglioni di emergenza. Se uno è proprio lì dietro, lo sparo fuori nello spazio. Poi, altra nota di colore, l'exotuta sì. Di solito non ha bisogno della maschera da saldatore, perché chiaramente, essendo potenzialmente esposto alla luce solare, si scurisce da solo, perché altrimenti ti freddi. Ma io la metto lo stesso. Per sicurezza. C'è anche sicurezza. Il cappellino. Ma tu dici, lo sparo fuori nel vuoto? Ah, è vero, perché adesso non ci sono... Si apre tutto l'ossigeno che c'è nel ponte. No, e soprattutto i riciclatori d'aria non funzionano più, però magari stanno ancora respirando adesso. Beh, aspetta, falle. Adesso io non so se dobbiamo fare... I pignoli ci avranno un sistema d'emergenza per le cose base, tipo sì. L'aria. Sì, io non lo metto in dubbio, ma se uno è lì davanti al portellone, ah, no, certo, quando apre il portellone lo sparo lo stesso nello spazio. Quindi non abbiamo ancora attaccato il tubo. No, perché sei collegato. No, non ci siamo ancora collegati. Sì, lui è andato con l'exotuta. Cosa colleghiamo? Lui è uscito proprio. Non c'avete il modulo per attaccarvi fra le navi? Sì, ma immagino che ci sia bisogno della corrente per collegarsi. Nostra? No? No. Puoi aprire a manovelle e forzare l'apertura. Ma io pensavo che lui andasse da solo. Ti serve un tiro di technology per farlo, ma se no poi puoi usare il saldatore. Una volta che ci siamo attaccati, chiedo, non penso proprio, ma una volta che ci siamo attaccati, sì. È possibile ridirezionare un minimo dell'energia della nostra nave per attivare i circuiti di comunicazione e basta? No. Ma sto cazzo, ci ho provato. Vabbè, per parlargli da fuori. Ma rivaliamo da che c'è sempre quanto... accordo nei nostri piani. Esatto. Ma sto cazzo! Quante sono le possibilità che questi comunque abbiano armi? Sette. Alte. Sette. Sette è una buona risposta. E le armi funzionano nel vuoto. Vuoi andare a vendere sì, un po'? Sì, soprattutto le spalle. Andiamo avanti la testa di ponte? Sì, perché hanno lo spazio in loro. 100 birre. Sai, magari li fanno anche entrare. Io comunque ho la spada, quindi la spada funziona sempre. Sì. Ma no, comunque tutto funziona nel perché c'è la nave disabilitata, sì, però... ma non è che non c'è più atmosfera, no, quindi certo. Per cui no, anzi è una pessima idea sparare all'interno di una nave in generale. Ma poi in assenza di gravità ti vieni sparato indietro, è quello il problema. Non sono autopropulsivi. Sì, ma comunque non è una buona idea sparare all'interno di una nave. È vero, non lo farei mai. Ripenso quando eravamo giù e avete sparato a caso in cabina di comando. Buco nel vetro davanti. Vabbè, sì? Prova ad aprire la. No, ha mancato anche quello. Technology. Mancato anche quello. Technology. Ha bucato la carlinga della nave. Ne tiro 7. E non faccio neanche. Bello! È andata la grande. Vedi, mi sono alzato e finisci il Goleador. Spingo. Non so. No, no, mancano le Goleador, per quello che non c'è il finisci. Ma abbiamo anche i taralli, non li vuoi? Cioè, dai, che taralli. Che cazzo si chiamano questi cosi? I torcetti, io prendo. Ne ho mangiati 12, tipo. Non so cos'è, ma è buono. Questo è un successo. Scusate, intanto addiziono di Dark Point che ti mi regala. Con calma e smadonnando. È un po' duro che si vede un colpo della nave, aveva colpito questa paratia esattamente. Non hanno spostato gli scudi. Non hanno spostato assolutamente gli scudi, è stato più difficile del previsto, ma alla fine riesce a aprire il ponte. E spada alla mano, avanzo. Tu mangia. E avanzi e fammi subito un tiro di observation. Così, d'amblè, sempre 7. Niente, che cazzo. No, non è Roberto che si è alzato. Rompete il circolo del Feng Shui. Esatto, sbariega l'energia. E... fai i primi passi. Aspetta, se è per vedere un'imboscata però ne ho 2 extra per il talento terzo occhio. Se è per accorgermi di qualcuno nascosto. No, non è un'imboscata. Ok. Sono tutte morte. Dicevo che entravi appunto, facevi i primi passi. A parte che mi dovrò fare poi un tiro di dexterity perché sei senza gravità. Ok. E lo prevede. Con meno 2 per la exotuta. Ma l'exotuta non c'ha tipo i cosi di stivali magnetici? No. Ho guardato appunto, no. Ce li ha. Ci vuole la tuta rinforzata EXO, che ha un talento, e come talento ti puoi scegliere gli stivali magnetici. In più ti puoi prendere il talento EXO Specialist, che ti dà un altro più 2 in generale. Ma non è il mio caso. Anzi, facciamo subito un tiro di dexterity per vedere se, per quello che ti sto per dire, perdi completamente l'equilibrio e galleggi come un pesce morto nell'aria. Sì. Sì.
Quindi hai filato una serie così. Cambia dadi. Una volto pallido e cadaverico ti guizza davanti il viso, spuntando dal tuo punto cieco, e come riflesso contrai i tuoi muscoli che ti spingono indietro e ti fanno perdere l'equilibrio anche a te. Prendo i dadi rossi che portano bene. Puoi ovviamente tornare indietro, visto guizzo, è una forza che ti rimanda indietro in teoria. Provo ad aggrapparmi per non essere. Sei un po' andare, che stai facendo la pallina da ping pong lentamente sul tunicolo della nave. Ah, che meraviglia. Intanto urlo: se c'è qualcuno, si faccia vedere. Dentro sto guardando le camere dell'elmet. Dico, che cazzo sta facendo? Gira tutto. Anche perché vedi, se c'è qualcuno che sta guardando fuori, vede comunque il cannone della nostra nave. Pensa tu così, con un bicchiere in mano. Ma no, che punta e si muove. Ma sarà una tattica per schivare, no? Sei meno facile da colpire. Ma certo. Non sono mica un uomo d'azione. C'è qualcuno che sta guardando verso la nostra nave. Volete che lo sperone? Il cannone che si muove ed è acceso. Allora, tu non vedi qualcuno che si muove all'interno della nave. No, ma qualcuno sta guardando, però vede il cannone acceso che si muove e sanno che c'è qualcuno agli armamenti. Ok, però fammi un tiro di observation. Anche tu. Tu fai quest'urlo e non ricevi risposta da nessuna parte. Un successo. Un successo. Vedi dei bagliori provenire dal primo livello della nave, che è praticamente la parte più bassa. Dei bagliori di energia. Avvisa gli altri che ci sono dei bagliori strani al primo livello. Al primo livello della nave. Perché immagino noi non abbiamo un intercom nella nave. Sì, che avete un intercom. Ah, vabbè, io dico Aldi dirlo. Vabbè. Ma lui può sentire qualcosa? Dell'intercom? Sì, perché gli può comunicare attraverso la sua tuta. Va bene. Anzi, ha fatto la scelta giusta, perché se parlava attraverso l'intercom era solo nella nave. Al ti comunica anche questa informazione che viene da zero. Ma con i sensori posso, non so, verificare qualcosa? Prego. Cos'è? Sempre data Gin. Sensori. Io tra l'altro mi sono messo a leggere Le Mille e Una Notte questa settimana. Critico? Guadagni anche 100 beer. E basta. Per tutti. Con i sensori percepisci 100 beer. 100 beer. Hai venduto un talismano allo spazio. Hai riempito il vuoto. Ma non ti sente nessuno. Esatto. Allora, tu capisci che in tutta questa nave c'è una cosa strana. Ok. Dovrebbe essere tutta disabilitata. Sì. Il reattore in qualche modo sta ripulsando. Allora, di solito è l'operazione con cui tu reinnesti il ciclo di fusione del reattore e riprende energia. Però senti che non è un processo normale. Ok, allora uso sempre Al per dirlo. Se vuoi capire perché, Technology. Oh, sì, sì. Se sì, ce sì. L'hai. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Vale. Ce l'hai tutti tu praticamente. Prenditi due dadi di vantaggio. Due dadi di vantaggio. Un successo. Allora, solitamente il motore a fusione, sì, basandoci sulle teorie attuali, viene attivato da dei laser che incendiano, passatemi il termine, le deuteri e trizio e avviano il processo di fusione. Okay. Qua non c'è un'energia collimata da dei laser, ma come delle scariche elettriche, delle condensazioni elettriche caotiche, che però in qualche maniera stanno riattivando l'energia di fusione. Ok, quindi non è il sistema della nave che sta con i laser attivando questa, ma c'è un... Possibile che stiamo facendo tipo il jump start. C'è una manetta come la facciatrice di mia nonna. No, non è proprio possibile. Ah, okay. È fisicamente impossibile. Okay. È fisicamente impossibile anche far saltare il reattore in questo modo. Quella è la preoccupazione che gli viene. Ok. Allora... Più a me. Vabbè, lui si sta cagando. Se tu mi dici qualcosa io sparo. Sì, sono al cannone, io quindi. Non sparare. Ale, avvisa Ron. Vorrei avvisarti.
Mi abbandonano sulla nave, già lo so. Avvisa Ron e digli che andiamo. Ciao. Stanno riattivando il bello. Ok, quindi sparo, prendo la mira, me lo stai indicando Ron con l'exotuta. Stanno riattivando il, chiama il nucleo della nave. Sì, il reattore. Il reattore. Stanno riattivando il reattore della nave, ma non tramite laser. Non riesco a capire cosa sta succedendo, magari potrebbe star per esplodere. Lo stai dicendo solo a lui o l'hai detto sì, a tutti? Lo sto dicendo a lui perché è quello più vicino comunque che può. A voce, magari... quindi. In più sono il tecnico, tra l'altro. Il che quando gli dici, ma non al laser, ti dici, eh? Come cazzo? Ma che cazzo stai dicendo? Posso provare a farmi un'idea di che cosa stia succedendo? Guardalo qua. Questo è un 6. Guardalo qua, l'unico. Basta. Vabbè, uno. Un'idea. Allora, un sacco di 5. Hai sentito di varie tecnologie, tra cui l'antimateria, che prevede la collisione dell'antimateria e che quindi genera delle energie improvvise che vengono poi canalizzate, bla bla bla. Però ovviamente bisognerebbe essere su una nave di antimateria per studiare a modo. Tu non, sono, non è una tecnologia così diffusa. Ho una domanda. Noi sentiamo quello che sente lui, ma non vediamo quello che vede lui. Non c'è una, io non so neanche quello che sente lui. Nel circuito. Io non so neanche no, quello non che l'avete lui. Preparata, quindi no. È un exo tuta normale. Cioè, una tuta per i lavori esterni sullo scafo. Oh, sono un poraccio io. Io vorrei fare una domanda che puoi fare solo tu, quindi non la faccio, basta. Ma la puoi fare a me? No, perché non so cosa hai visto. Ma lui è collegato con la radio. Sì, però lui non ha detto... Ah, ho un visto. Cadavere, prima di... Per perché non so che cosa ho visto una faccia bianca, non ho visto un cadavere. Magari era un albino, cioè se sei disponibile. Ah, io pensavo che stessi descrivendo la faccia bianca nel vuoto, quella qui... Aggranchiata. Lui per lo spavento si è tirato indietro, però stiamo parlando tutti lo stesso turno, per ora. Vero, vero. Vabbè, torno avanti e vedo, cerco di guardare meglio che cos'è stato a farmi prendere un colpo al cuore. Mm-hmm. Allora, diciamo che tu ci sei agganciato qua giù, sul secondo livello della nave, e lui era proprio in questa cabina, in questa piccola stanza che fa da collegamento per... Beh, allora, semplicemente portandomi avanti lo vedrò. Esatto, vedi questa persona, non ovviamente in una sutura, e con la faccia completamente sbiancata, stato semirigido, che sta fluttuando nel vuoto. Ma è anche un po' consumatina o sembra appena morto? Consumatina in che senso? Consumatina nel senso un che... Un po' decomposto. Cioè, una persona che è morta 2 minuti no, fa... No, sembra morta, sì, da 2 minuti, da pochissimo. Ah, okay. O addirittura diresti che è svenuta. Ron. Okay. Ron. Sì. C'è qualche possibilità qua agli armamenti di abbassare il danno allo scafo e tenere solamente quelli ai sistemi? No. Ok. Puoi aumentarlo, non puoi diminuirlo. Che cosa vedi? Ma soprattutto una persona che non capisco se sia viva o morta, ed è difficile capirlo con un exo tutto addosso, però posso provare a punzecchiarla con la spada. Sì, beh, non so, qualche identificativo particolare. È bianco. Sì, no, sarà vestito in qualche modo, non so, qualche segno, marchio, qualcosa che ci possa far capire da dove venivano. Ron, sulla scala Eric, da 1 a 10, come messo? Sono almeno 8 Eric e mezzo. Un collega! È molto fermo. Io vedo ancora i lampi. Sì, ogni tanto balena ancora un po' di luce. Continuano a esserci quelle luci dal primo piano. Beh, io mi avvicino con la spada spenta, cioè, dato che è la dura sword che poi... E poi gliela accendo appena fino no, dei... è solo per vedere se... Nel punzecchiarlo si sposta un po' e quindi magari è solo svenuto. Sì, si sposta, ma quello che vedi sì, nel senso è che perché lo sto spingendo io. Lo stai spingendo tu. Però rimane perfettamente fermo se l'ha spostato. Perfetto. Ritratto anzi, quello ora che ho preso detto. Un po' di torsione, quindi si sta girando su. Ritratto quello che ho detto. Credo che sia appena morto, ma noi non abbiamo fatto così tanti danni alla nave da uccidere qualcuno sul colpo solo per il contraccolpo. Aria c'è? Lo stai dicendo a tutti? Sì.
Nella nave c'è aria o per caso c'è qualche colpo che ha despressurizzato? Il sensore dell'ossigeno esterno dice che c'è aria. Anche perché aria c'è. Nessuno farebbe un viaggio così lontano da una stazione senza avere almeno un sistema di emergenza. No, ma magari un colpo dei nostri ha depressurizzato lo scafo. Se li abbiamo bucati da parte a parte. Servono a quello i supporto d'emergenza. Il supporto d'emergenza non può però fare riparare un buco nello scafo. Ma non fa buchi nello scafo il cannone a Iori. Ma io che ne so. Il cannone a Iori fa anche buchi nello scafo. Sì. No, ma c'è ossigeno, no. Quindi vuol dire che... Però ossigeno c'è, non è bucato. Perfetto, quindi possiamo salire e svuotargli la cambusa. Bene, si va. Al... Non so se... Così. Attracca. Non ho visto nessun altro, non credo. Dove che... signore? Non posso inglobare la nave, è troppo grande. Non possiamo unire quel coso lì che va avanti e dietro dalla nostra nave alle navi degli altri e quindi passare da una nave all'altra. Sì, l'abbiamo comprato, dai. È già stato agganciato, signore. Ah, quindi posso andare? Sì, signore. Bene. Che tempo fa fuori? Eric, non devi uscire. Fuori dove, signore? Ah, ok. Nello spazio fa meno 273. Allora, guidami verso questo posto perché io non credo di esserci mai andato. Mi faccio guidare da Al verso il ponte di attracco. Cioè, c'è una scia luminosa. Però... come le ragazze appena svegliate quando no, siete entrambi a letto. Che fa freddo fuori. Ma che cazzo sono? Però la tua è speciale perché si illumina un po' a destra e un po' a sinistra. Per calcolare, certo, poi. Chiaro. Giustamente. Almeno riesci a seguirla. Ah, cioè, ci sono un po' a destra e un po' a sinistra. È Al che ha messo la guida Eric. Quindi ta. Con quella luce un po' soffusa gialla. Ovviamente troppo abbagliata, gli darebbe noia. Comunque o ci stanno tutti aspettando alla fine di questo corridoio con le armi spianate, oppure credo che non ci sia nessuno di vivo su questa nave. Ma se c'è aria non abbiamo ucciso tutti. Beh, potremmo avere uccisi per qualche altro motivo. Forse erano i sistemi automatici che cercavano di difendersi. Posso provare? Anche noi abbiamo un autocannon. Forse il loro autocannon è più bello del nostro. Prima di entrare, magari se lo porti qua vogliamo vedere cosa... No, di beh. Cosa è morto? Ma noi non abbiamo mai parlato con nessuno sulla nave, non ci ha mai risposto. No, però mi viene da dire che dubito che abbiano fatto, ci abbiano seguiti in stealth, abbiano fatto manovre evasive, tutto da morti. Cioè. Intelligenze artificiali? Al, se la nave dovesse allontanarsi o cercare di spaccare il collegamento e noi non siamo ancora sulla nave, fai fuoco. Sì, signore. E io vado di sopra. E noi non? E noi non siamo sulla nave. Cioè, se la nave cerca di scappare... Ok. E noi non siamo su quella nave, fai fuoco con l'autocannon. Ok, scusa, avevo capito al contrario, c'era qualcosa che non mi tornava. E aveva comunque detto, va bene, signore. Vabbè, cazzo gliene frega. Esatto. Ma le leggi della robotica. Non so se si applicano. Si applicano le leggi della robotica. Non alla nostra intelligenza artificiale che è pazza. Vi ricordo che la vostra nave è molto molto vecchia. Non l'avete presa voi. Vero. Non l'avete costruita voi. Ma poi noi non abbiamo intelligenza artificiale che ogni tanto smaronna. Sì, esatto. E ancora non l'ho giocata. Ogni tanto. No, l'hai giocata. All'inizio. Non ancora. Mica tanto. No. Piccole scaramucce. No, educatissima finora. Appunto è quello che mi spaventa. Io... pensando a queste sparaflesciate o cose del genere, cioè nel senso a queste strane e queste stranezze, posso tentare un tiro di culture per sapere di qualche, non so, fatto di storia passata, qualcosa che, cioè racconti di viaggiatori che hanno accennato a, cazzo ne so, navi che si guidano da sole, strani baluggini, l'olandese volante di Orione. Esatto. Se tocco i dadi di Roberto si arrabbia, quindi se qualcuno me ne dà. No, puoi usarli perché almeno mi. Grazie, chiari di sfida. Vediamo. 1, 2, 3. Abbiamo tanti dadi da 6, vorrei ricordarvi. Fuori di fuoco! Prima di tirare, sì? Ti si avvicina perché sono uscito da lì, si avvicina a zero. Sì. Ti dice. Vediamo di non fare. Di non farci male a fare cose, mi raccomando, Non lanciarti avanti come fa Ron. E in cambio ti do questi perché l'ho rubati. Erano dietro il refrigeratore
della nave nella dispensa segreta di Lazar. Sto cominciando a capire. Io appena ho mangiato un altro tronchetto perché pensavo che non fosse Space vero. Space mi cado. No, io mi cado. E siamo diventati così perfidi dopo saltare fuori mi cado. In gioco però. Allora adesso facciamo questo tiro. E poi Samad se ne va. Esatto, poi Samad sparisce per poi un Samad po'. Per la tensione si mangia le unghie. In realtà sono di Space mi cado. Infatti non ho fatto neanche un successo. Perché non hai mangiato i mi cado. Ma no, perché sono fondenti, quindi devi dare il punto oscuro a lui e ritirare. Sì, dai, lo fa. Aspetta, prima devo aprire questi. Perché potrebbero non essere, cioè essere avvelenati. Non vorrei mai che qualcuno potesse. Me lo cancello il veleno, quindi. In qualche modo. Oh, un siete delle persone malvagie. Vedi? Un successo, vedi? Ha funzionato. Mica che buono. Leggende ce ne sono tante. E si sa che viaggiare fra le stelle attira l'oscurità. Davvero? Minchia. No, al latte no. Non posso anche al latte. Ma ce n'è? La moltiplicazione non dimica. Dammi, prendi. Oddio. E quindi ti può venire in mente tutto ciò che non è naturale. Dalle creature più strane, agli spettri, agli stregoni, ma... Cioè, fanfaluche come quelle che racconti tu di solito. Per la paura ti adesso ti può venire in mente tutte queste creature mistiche che viaggiatori dicono di aver incrociato. Esistono sicuramente. Ma io però esisto, ho visto io l'oscurità. Sì. Mi suona familiare questa cosa. Non ti ho detto niente. No, lo so. Ron, riesci a spingere il cadavere? Ti suona familiare delle scosse elettriche in un reattore? Delle energie simili scosse elettriche in un reattore? Sarà l'imperatore che si allena. Può essere il falso imperatore del male. Se si allena. Può essere uno spirito dell'oscurità. In cui può io non credo. Un cazzo. Esatto, soprattutto elettrico. Un cazzo elettrico? Metallo. Vai. Scusate il rumore, ma... No, è fatto apposta che faccio rumore. No, era... Ah, il micado, scusa. Era il rumore del micado. Mentre apriva il micado. E vabbè, gli spingo indietro il cadavere, dato che ci tengono. Io lo prendo, lo porto, noi abbiamo la Mad Bay. No, però aspetta. Quante sono le possibilità che portando un cadavere sulla nave crei una contaminazione batterica? Cioè, penso solo io. Io ho appena preso un punto in Medichirurgi, quindi non penso così a fondo. Prendo allora, il cadavere e lo porto nella Mad Bay. Guarda, se vivi con me... Allora, abbiamo visto tutti Alien e tutta la serie di film che sono venuti dopo, tipo Prometheus, quindi toccare delle cose che non sappiamo da dove venivano è esattamente... Allora. Gli metto la mano in bocca. Sì, ma non siamo a Star Trek. Okay. Cioè della serie, a Star Trek c'hanno teletrasporto con il filtro per il teletrasporto. Perché? Perché ci sono pianeti alieni con esseri sconosciuti, altre forme di vita. Nel terzo orizzonte no. C'è le solite... Cioè ci sono tutti esseri umani. Ci sono varie specie animali, di piante, di tutte le persone, però di tutti i mondi, però va anche detto che è 60 anni che la circolazione tra i portali stellari è stata riaperta. Quindi è strano che trovi il virus super aggressivo. Allora, è possibile trovarlo, ma devi andare sulla luna remota del pianeta di Kua, infilarti dentro una caverna. Ma io arrivo da un posto del genere. Tu arrivi da una base scientifica. Ho capito, avrebbe fatto anche dei virus alieni. Cioè... E dei computer. No, ma poi lei è antivaccinista, quindi... Cazzo. Esatto, quindi lei è una cultura comunque materiale. A livello biologico ci si è un po' miediati. Fra tutte le culture, quindi trovare il virus genetico strano. Io porto il cadavere nella Mad Bay. Intanto, noi abbiamo quella che dà più a Mad. Allora, il cadavere passa attraverso. Ha un sapore strano, stai leccando. Potrebbe essere guasto. Ok, l'ho messo nella. Come si chiama? Per fargli la scansione. Come si chiama la scan? Dai, porca puttana. Lo scanner. La macchina dell'attack. Ok, gli sto facendo un attack nella Mad Bay. Quindi siamo nel 2000, nel 2000 miliardi. Abbiamo ancora una bella attack. No, nel senso solito, l'ho messo nella macchina dell'attack. Ma noi non abbiamo un'infermeria una macchina dell'attack. Direi di non bere l'acqua. Esatto, il sistema dei rifiuti. Vabbè. Perfetto. Oppure nel coso dei siluri lo vediamo che parte. Esatto, per fortuna che quello non lo vede.
Ma devo chiudere questa cosa dell'attacco, c'è un coso che si gira. Allora il cadavere passa il condotto di collegamento, entra nella vostra nave, come corpo morto si tira giù. Me lo tiro via, tanto sono abbastanza forte. Yeah. Mentre tu lo trascini, vedi che il corpo si muove. E si rattoppa in posizione fetale. Io continuo a trascinarlo per le braccia. Non si rannocchia in posizione finale. Io lo trascino per il ponte di comando, per le braccia. Lui vede che fa per tirare le braccia, ma debolmente proprio. Zero, penso forza, che sia viva questa persona. Le gambe le tira verso il torso. Si sta muovendo. Per quello lo sto portando in infermeria e lo continuo a trascinare. E sta avendo brividi. Trascino. Ho preso il punto a me di cucci, ma ci ho metto di poco e l'ho saltato. Vabbè, meglio portarlo nella Mad Bay che lasciarlo nel corridoio. No, scusa, no, il mio punto in me di cucci è stato perché ho studiato l'anatomia e le malattie per poter uccidere meglio la gente. Sicuramente il giuramento l'ho fatto al senza volto. Ha fatto reverse engineering. Allora, se così no, uccido... Ha fatto il primo modulo del corso che dice se c'è qualcuno che sta male, portalo in infermeria. Esatto. E quindi finisce lì. Ah, ecco, e mentre vado gli metto una coperta. Ecco, bravo. Lo trascino in infermeria. Ok. E se ancora non fa resistenza, lo metto sul tavolo e cerco di legarlo al tavolo. Cioè, avremo gli straps, quelli per le operazioni o per cose strane. No? Sì. O per cose strane. Sembra più quando la sarna è un quando la sarna è con le convulsioni. Non ho capito per quale ragione, antigelo. Ma se sempre io, no, il punto... Perché non c'è la reazione del PG. Ah. Lo leggo e inizio a esaminarlo. Se qualcuno di loro viene, è uguale. È il nostro scienziato. Inizio a esaminarlo. La prima cosa, dico, Al, inizia a segnare. Allora, sembra ancora vivo. Questa è la prima cosa che dico. Registrazione di corso. Non è morto, o almeno così sembra. Beh, vado anch'io ad assistere alla tortura. Me coglioni. Io mentre sono sul ponte di, cioè, visto che non ho vedi, io trascino un tizio. Eh no, perché io sono sul ponte di comando, non sarei passato dal ponte di comando. Certo, dov'è? Ah no, il coso non è sul ponte di comando, ok. Cioè, non abbiamo ancora disegnato la planimetria della nave. No, però immagino quando che avrò un po' di tempo il tubo non sia sul ponte di comando. No. Sarà più vicino l'hangar, forse. Possibile. No, vabbè, allora lo trascino in cosa, lo leggo. Ah, grazie, mi potrebbe servire un aiuto. Sì, ti voglio assistere. Sembra un'ottima idea. Io in tutto questo vado avanti. Tutto questo te vai, sì, sì. Anch'io vado. Cioè nel senso. Allora, mentre voi due... Noi esaminiamo, facciamo le cose io mentre loro vanno. Io posso ricongiungermi con... E io sono ancora lì all'ingresso, spinto indietro il cadavere, te lo sarai visto passare di fianco. Sì. Sai che magari quindi, ti riprende. Sai che vado anch'io? Io però non ho la ExoTuta, ho la Thermostatic Suite. Ma non ti serve? Non ti serve? L'ambiente di là è... E che io ormai ce l'ho addosso e non c'ho voglia di togliermela. Lui pensava di trovare un buco nella carena della nave. Io vado con loro, sì. Ok. I micato sono finiti. Minchia di già! No, beh, sono finiti 5 minuti fa in realtà. Cioè, sono finiti da un po'. No, da sono al latte. Non, meglio, è meglio di no. No, sono al latte. Voi tre vi avviate all'interno della nave. Fate il primo corridoio e vi trovate in una piccola sala con qualche tavolo, sembra per ricevere le persone, perché la sarda lo sguardo ammiccante. Ovviamente appena vedo la sala di ricevimento delle persone mi comincia a venire un po' di sete. Ci sono dei vasi e dei fiori. Non lo so, però sicuramente se devono ricevere gente offriranno... comincio a cercare da qualche parte se trovo bottiglie. Observation. Vai. Io intanto cerco di capire dove potrebbero essere i condotti che portano su al ponte. Al primo, livello. Anche al, sì, dove c'erano le scariche? Immagino che il ponte sia su. Zero. Bella roba. Io voglio invece. Vuoi ritirare? Spingo. Vai. Bell'alcol queste altre. Uno! Ce l'ho fatta! Vedi che a sinistra c'è una cabina. Sì, sì. Una... Roberto uno sta meno. Piangendo. Considera che ho infilato la mano dentro, ho sentito le cosettine, ho detto vabbè non sono ta... Mi è affondata la mano di altri 2 centimetri. Un sorpresso minchia da parte del ne abbiamo preso una testa almeno. Vedi che è il magazzino della nave. Oh, che meraviglia!
Ci sono casse di coriolone. Coriolone! Fantastico. Abbiamo un robottino... No, eh? Artificiere. Vediamo se il dado dell'alcol è con te. Oh! Sono un mercante di barco. Sì! No! Ragazzi, è un paradiso! Basta, facciamo esplodere la nave adesso. È più sicuro. Sparo! Dai, io parto e comincio a fare avanti e indietro. Zero, spara, spara! Io faccio avanti e indietro con le casse, ve lo dico. Comincio a stipare il nostro vano segreto, quello dove c'era il moribondo nel tappeto. Allora, mentre lui ci passa davanti, fra me e te, in mezzo io sto guardando te, dico, Ron, ma perché dei contrabbandieri di alcol dovrebbero seguirci in step? Bravo! Perché bevono! E quindi non sanno quello che fanno, esattamente come me, e vado. Perché qualcuno ha preso possesso dell'intelligenza artificiale di questa nave, che, dato che io sono ignorante, se noi abbiamo un'intelligenza, tutti hanno un'intelligenza artificiale sulla nave, l'hanno usata per seguirci. Nessuno avrebbe sospettato di commercianti di alcolici. In tutto questo, mentre voi state parlando, è già 2-3 volte che Lazar sta passando dietro esatto. La scena, però... saltellando, no? Tipo come bambina. Esatto. Signori, pustolinata numero 2 della mia carriera su Coriolis. Ah, vedo. Faccio un tiro di forza per vedere quante casse riesco a portare per volta. Se riesci anche a saltellare, no, prenditi 3 dadi in più. Ah, 3 di. Sei senza gravità. Ah! 2 successi. Vedi che 3 casse così. Te le puoi portare praticamente davanti all'ingresso e le appoggi là. Esatto. Quindi la fatica che devi fare è appoggiare le scale in fila. Fantastico. Nel corridoio di okay. Quindi non entreremo più nella nave, no, è la nostra nave. Sì, appunto, non entreremo ma più no, nella ma no, lascio un nave. Passaggino. Bevi, te lo bevi via il passaggio. Esatto. Allora, andiamo a vedere che cazzo sta succedendo giù. Su. Su, giù. No, il ponte era quello inferiore, vero? Su. Inferiore. Inferiore. No, se volete andare al ponte, voglio scusate, andare al ponte. Al punto di comando? No, io voglio andare a vedere cosa sta succedendo. Quel bzz bzz, non è che esplode qualcosa e siamo coinvolti. Cioè, se esplode qualche cosa, siamo coinvolti sia qua che sotto. Quindi. Sì, però se sta per esplodere qualcosa, non perdiamo allora tempo. Allora tu vai di sopra. Tanto tu che cosa vieni a fare al motore? Quanto ne sai di motore? Hai mai messo mano a un invertitore di potenza? Giusto, vado io su. Hai un'arma che non sia il fucile? Io ho un exotuta, se fai un buco nella carena io sopravvivo. Ma io per un minuto... Ma... Vieni, ti do il pugnale. Sì. Prendo per la lama. Dall'altra okay. parte. D'accordo. Beh, me la caverò a parole. E vado verso l'altro. Vabbè, io vado con Samad a sto punto. Dopo aver caricato tutta la roba. Tu comunque il tuo tempo ti vuole. Sì, sì, ok. Comunque, chi mi vuole dei due? Io. Ok. Io alzo le mani. Chissà perché Ron non mi vuole mai tra i piedi. Senti che mentre porti le varie casse, Al sta dicendo: signore, non riuscirò a gestire tutti questi reflui nei prossimi giorni. Ah, non ti preoccupare. Mi servirà dell'energia addizionale del motore. Non ti preoccupare, ci penso io ad alleggerire. Senti l'interfono. Anche altro. Hanno le cabine di lusso, eh? No! Alla cabina... È vero! La cabina larga. È vero. Prendiamo questa nave, cioè, no. quanto potrà essere danneggiata? Beh, sì, io vado su, beh, sai perché Aaron non ti vuole mai con sé? Perché tendi a rompere le cose. È il motivo per cui io ti voglio con me, perché se c'è qualcosa da rompere lo puoi rompere tu. No, non è un problema, guarda, tanto su queste vecchie bagnarole sono tutti uguali, basta schiacciare i tasti a caso. Sei diventato pilota? Non me lo ricordo. Va bene. Beh, fate per andare al piano superiore voi due. Sì. Dovete trovare gli ascensori o delle scale. Vabbè, sì, certo. Beh, io non penso che sta nave sia gigantesca. Provo a era più piccola della nostra. Cerco di orientarmi, vedo che cosa ho attorno. Allora, c'è un corridoio di fronte a voi da dove siete entrati, mm-hmm. ma desumi che sia l'altro corridoio d'accesso dall'altro lato della nave. Certo. Se qualcuno l'ha creato con una logica. Da qua ha trovato le stive, qua ci sono 2 corridoi, uno sulla sinistra e uno a destra, e uno al centro che arriva fino alla prua della nave. Beh, provo ad andare a destra. A destra, quindi andare qua. Sì. Che trovo?
il trasmettitore della nave. Comunque non c'è nessuno sulla nave a parte il tizio che abbiamo visto. Per ora non sembra ci sia nessuno. Queste sono navi piccole, 4-5 persone massimo. Ilona? Sì? Ho trovato il trasmettitore della nave. Se potessi venire qua, magari potresti controllare quali sono le ultime comunicazioni mandate, inviate, giusto per capire se per caso hanno detto ah, partiamo, piuttosto che non ciao, come va, oppure aiuto, non possiamo respirare. Ok, è il caso che io lasci solo Zero con una persona... Non ti preoccupare, ci penso io qui. In che senso una persona? La persona, il cadavere che è stato spinto dentro la nave non è un cadavere? Per ora. Per ora. Per ora. Ma mi raccomando, ragazzi, una tortura da due dark point. Ma cioè, ma a questo punto 1,53 m e siamo a posto per 10 sessioni, no? Perché il mio personaggio, potevi dirmelo prima che facessi un cazzo di assassino. Vedi, ho fatto un assassino che ha fatto voto di non uccidere nessuno. Io invece ho fatto un assassino che ha fatto voto di uccidere tutti quelli che gli danno contro. Posso aiutarlo in diciamo, in lontananza? Cioè, nel senso, dicendogli fai questo, fai questo. Non ucciderlo, non ucciderlo, non ucciderlo, non ucciderlo. Sì, è fattibile. Quella difficoltà che ti devi concentrare su due cose contemporaneamente, okay. Ovviamente. Ma ci penso io, non ti preoccupare. Lascia quello che mi preoccupa. Io di Zero mi fido, quindi. Lascia un talismano in prestito, sì. Magari. Dai, allora ti lascio questo talismano in modo che tu possa fare tutte anche le cose. Non ho soldi che... per pagare. Non lo pagherai una troppo. Zero? Mm-hmm. Fai qualche ritieni meglio, però se riuscissi a magari cavargli qualche informazione prima di fare. Prima di cavargli qualche opera. Alti ha interrotto, cavargli. Stavo dicendo, prima che muoia, sapere qualcosa, farsi raccontare qualcosa potrebbe essere utile, magari prova. Beh, certo. Ok. Va bene, allora hanno ucciso il mio cane. Scusate, ma che muoia chi? E quello che c'era... Quello che è passato volando. Che ho trascinato vivo. Ma è ancora vivo? Sì, a quanto sembra. O convulsioni. Ora vediamo. Cerca di indagare Non credo che debba aprirlo per capirlo. Cerca di indagare anche se sa fare qualcosa, così lo mettiamo a fare la sguattera sulla nave, eh? Ah, aspetta. La sguattera? No. Io, beh, tanto si mette pochissimo. Io torno indietro. Sì? Pochissimo. Se devi fare diciamo che ora ti stai muovendo a metà della velocità. Ah, giusto, è vero. Se devi muoverti normalmente a una velocità normale come quella gravità, devo farti fare un tiro di destrezza. No, beh, ma allora no. In realtà gli dico, se cerchi di tenerlo vivo fino a quando non torno, potrai riuscire a capire qualcosa di quello che hai visto. Non ti preoccupare, è un metodo infallibile per non ucciderlo. È facile, basta non fare niente. È facilissimo non ucciderlo, è protetto, gli metto il talismano dentro la maglietta. A chi? Al tizio che è legato sul lettino operatorio. Ah! Sì, eh. Funzionato. Io vedi che sono sempre più convinto che sì, i suoi talismani funzionino. Dai. Probabilmente perché era freddo. Quindi adesso gli sfili 100 birre dalle tasche. Esatto, gli passano 100 birre. Vedo che sei sveglio e gli do due schiaffettini in faccia. Dove siamo? Siamo sulla nave che avete cercato di abbattere. Sì, ricordo. Abbandonate quella nave. Scappate, distruggetela. Al avvisa gli altri che il prigioniero ha detto di abbandonare la nave e di scappare in fretta. E gli arriva con questa flemma, questa comunicazione. Io stavo andando galleggiante, mi sa che torno indietro. Non so quanto siano affidabili le sue informazioni. Perché, cosa c'è lì sulla nave? Qualcuno ha preso il controllo del nostro capitano. Al avvisa gli altri che qualcuno ha preso il controllo del capitano. Smettila, ascoltami! Quella malissimo che mi interrompo. Lui fa per pe- t'ha preso. No, è legato. Ah, giusto. Allora fa. non ti agitare. Potresti farti male. Non hai capito. Non so cosa sta facendo. Dobbiamo scappare da qui. Distruggete quella nave subito. Non posso distruggere quella nave. Ci sono i miei compagni a bordo. Anche i miei. Quanti? Ma non il capitano. Quanti eravate? 4. Cosa vi è successo? Perché hai perso i sensi? Ma dobbiamo proprio parlarne ora! Beh, non penso che tu possa andare da nessuna parte. Va bene. Parla in fretta. Sì, venivamo da qua. Avevamo preso un carico, dovevamo portarlo a Coriolis. Acceso il... Ok. Per farlo sentire a tutti. Poi stavamo facendo le nostre
scarico e carico delle merci. A un certo punto il capitano è rientrato sulla nave con fare tutto strano, però ha detto che dovevamo muoverci e dovevamo partire, che erano successi dei problemi e dovevamo andare su un altro pianeta. E perché allora tutta questa paura di abbandonare la nave, di andarcene per salvarci, mi sembra una storia abbastanza normale fino a qui. Sì, il problema è che stavamo seguendo a quanto pare la vostra nave, che poi è cominciato un conflitto a fuoco e questo non ha senso. Ok, ma tu hai perso i sensi quindi a causa del conflitto a fuoco o perché è successo qualcosa? A un certo punto poi credo di essere svenuto, mi mancava l'aria, ho girato la testa. Fate attenzione al capitano. Vedevo Simon che cominciava a ridere. Fammi tirare i medici. Grazie all'ossigeno. Sì, deve sapere lo zero, però. Sono nella Med Bay, non c'ho un vantaggio. Comunque. A parte che non lo so, non se ne siamo dati in più. Sì, però dovevi perdere tutto il turno per fare un attimo di ricerca. Ok, sì, no, questa è quell'intuizione. Sì, esatto. La mancanza di ossigeno, se scende a un livello anche rapido ma continuo, ti manda in demenza. Può anche creare allucinazioni? Può anche creare allucinazioni temporanee. State attenti, ma credo che tu debba parlare un po' di più, spiegarci un po' più di cose. Io mi metto l'armatura la thermostatic suite. Non mi ricordo poi altro, solo che sono svenuto, sì. E il nostro capitano che rincorre una nave, che voi ci avete chiamato, non capisco perché poi avremmo dovuto combattere contro di voi. Il capitano che non si arrende, non è una cosa che assolutamente voi farebbe. Avete seguito il vostro capitano inseguendo una nave con il dispositivo di camuffamento attivo senza farvi domande, senza ammutinarvi. Ma è il nostro capitano, è successo un giorno, non c'è motivi. Noi siamo tipo 2 settimane che siamo in viaggio, no? Quanto è che siamo in viaggio? 2 giorni? Un poco, sì. Sono almeno 2 o 3 giorni che ci seguite. 2 giorni, se non sbaglio. Hai appena detto un giorno, non mi piacciono le bugie. Pah! Gli do un marrovescio fortissimo. Hai ragione, scusa, mi sono confuso. 2 giorni. Fai mente locale e inizia a parlare velocemente, ma in maniera intelligibile. Ma non so più cosa dirti. Veloce ma piano. Questa è la risposta sbagliata. Eretto e vado verso i vari strumenti solo per minaccia, non voglio usarli contro di lui perché non li so usare. Che cosa è peggio? Esatto. Questo servirà per tagliare o per aprire? Cioè, questo tiro fuori la cosa che mi sembra più brutale. Un sega. Questo potrebbe farti parlare con più attenzione. Ma che cazzo stai facendo? Aiuto! Cioè, divaricatore per visite ginecologiche. Esatto. Non penso che gridare ti sia in qualche modo d'aiuto in questo momento. Perché nel vuoto non si sente lo spazio. Perché nel vuoto non si sente lo spazio. Lui riconosce invece che è uno strumento. Okay. Di qualche genere gli ha visto usare il proprio medico una volta che faceva un male cane. Cosa sono quei lampi che vengono dal ponte? Avete dei reattori particolari? Avete delle... Abbiamo un reattore normale, credo, che ne so io. Che lavoro fai tu sulla tua nave? Scaricatore di porto. È il deck end, non so come. Il mozzo. Mozzo. Un grazie, se vuoi. Abbiamo altre domande? Lo chiedo a loro. Tipo loro ora hanno 2 turni per agire mentre vai. Sì, sì, ma che abbiamo domande? Però no. Ok, puoi farti un riposo. Pam, gli do una botta in testa. Zero. Per farlo svenire. Zero. Okay. Strength. Forza. Dopo chiedo, faccio una forza, scusa. Non c'ho vantaggio perché è legato e immobilizzato? Sì, per il deprivato, quindi ossigeno. Niente. Gli do solo una gran botta in testa. Aia, ma sei scemo! Perché di solito a botte in testa non si fa svenire la gente. Successi. No, perché adesso prende proprio la mira, tipo sei dietro. Ah no, se, gira la fronte non è la parte migliore. Gira un attimo la testa. E non sapete più se è vivo o morto. E io inizio ad andare di sopra verso di loro. Gli lascio il talismano.
Beh, io stavo scendendo verso il motore invece, e secondo me vado verso il fondo, dato che qua non vedo nessun buco dove scendere, vado verso l'altra parte e vedo se ci sono. E ci sono appunto varie stanze che incroci sia nel corridoio sia sulla stanze sinistra che a destra. Non mi interessa, meno che non veda movimento, ma se non c'è movimento vado oltre senza badarci troppo. Non vedi movimento. Arrivi in fondo e sulla sinistra e sulla destra ci sono delle scale per scendere e salire. Fai per scendere, trovi appunto un altro corridoio sulla destra che sembrano i letti di stasi, che li riconoscete, li avete anche voi. Sulla sinistra c'è la baia di carico. E da qua si vedono i fulmini, le scariche. Vedi che ci sono dei lampi sulle sinistra e destra di questo corridoio. Quindi fa presumere che ci sia qualcuno o qualcosa là dietro che sta generando queste scorze. E vengono un po' da tutte le parti, quindi. Simmetricamente sia da sinistra che da destra, perché vedi che c'è una specie di doppio corridoio. Più intense sulla destra. Più intense sulla destra. Sì, da là vedi che c'è più ma proprio una vera porta. Prova ad avvicinarmi. Ok. La disperazione del Mikado. Guarda che finché non c'è il vuoto nel pacchetto. No, ma io starò male perché io non sapevo di questa cosa. E ho mangiato tipo 8 di questi. Cioè, oltre a questo ho mangiato una pizza, 5 lette di pollo. Rimango in famiglia. E due cose che non mi ricordo. Baracca cigar. E due baracca cigar. I sigari di Mortal Kombat. Esatto. Baracca wins. Forse buracca, non mi ricordo. Buracca. Buracca cigar, fa culo. Quello lì. Coriolone. Singam. Ti vuoi avvicinare? Vorrei capire cosa sta succedendo. Quindi. Allora, passi il carico che c'è dentro. Poi si vedo che i fulmini vanno da un lato all'altro del corridoio. No. Vedi, allora, non vedi proprio i fulmini. Ti ho detto fulmini perché è quello che ti avevo lampi scritto. Di luce. Sì, vedi dei lampi di luce regolari con energia che pulsa in continuazione. Ti avvicini? C'è il corridoio appunto che dà per entrare all'interno del reattore. Ci sono vari pannelli di controllo e sembra appunto che ti stai avvicinando alla baia ingegneristica. Dato che sono l'ingegnere della mia nave, provo a vedere se riesco a capire da che parte può essere un pannello di controllo con già sulla tua sinistra. Oh, perfetto. Cerco di capire se mi dice qualche cosa. Fammi prima un tiro di osservation. Importante. Per imboscate? Sì. Non mi piace questo sì. Questo è un 6 e basta. Ok. O se vuoi ti dico di no, così ti dico nero. Allora, hai la stramaledetta sensazione che c'è qualcuno qua. Ok. Forse un lampo di luce irregolare, un'ombra di forma. Qualcosa c'è. Bene, quindi tengo la spada ben pronta e accesa. E avanzo. Ok. E dico all'interfono della nave: qua sotto c'è qualcun altro. Potrebbe essere il capitano. Vuoi scendere? E in quel momento sentite. Io ho dato la botta in testa al tizio. Fai per avvicinarti all'ingresso della baia ingegneristica. E la baia e la stanza. Basta che va la baia. È chiusa. Dagli oblò. Puoi vedere all'interno che c'è una persona. Si muove o è ferma come l'altro? Si muove. Si muove. Ma quando i lampi di luce investono il suo volto, vedi che questa persona ha un volto veramente scavato e magro. Anomalo. Dopo aver fatto svenire il tizio, inizia ad andare su con calma per andare al ponte e andare sull'altra nave. Mi dirigo anch'io nei tempi, giù.
Quindi tu che sta per andare su, al punto di comando, lui ha detto c'è qualcuno. Ritorni giù. Parlare prima di sparare. Se mi... io ti incrocio, cosa... cioè, vado su? È il caso che io vada su? Beh, da dove siamo arrivati non c'è nessuno. Non c'è nessuno. E i registri della nave potrebbero dirci qualcosa, okay, visto che ti allora, dico comunicatori. Ora facciamo un tiro, io di observation, tu di infiltration. Infiltration. Sono due successi, anche tu. Pari. No, tre. Due. Ah, quelli a destra non sono in là. Scusa. Ti ritira. Come lui. Sì, nessuno. Uno. 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 Ok. Meglio di niente. Tu ti avvicini di soppiatto, questa persona non si è accorta di te. Vedi che non si gira. Al contempo vedi che quando c'è questi lampi, di ritorno qualcosa dalle braccia che sta tenendo sulla console pulsa verso l'interno della console. La console. E dico molto sottovoce, qualcuno sta manomettendo il motore in questo momento. DJ Stefano. Ok, arrivo. Sulle mani rivini. Non so. Io quando sono di là posso provare a andare più veloce e non lento come loro? Sì, fa una prova di dexterity. Quanto veloce? Parkour. Parkour senza gravità. Avanza di parkour. Appunto. Vai. Inizio a saltare sul soffitto, mi spingo con i piedi per andare da una parte, poi mi spingo con le braccia, voi provate a fare un parkour senza gravità. Space core. Eh? Oh, c'ho 7 dadi di dexterity. Ok, levare 2. Ci provo. Levare 2. Ok, però vado più veloce del normale. Certo. Vai per 2. Cioè proprio per 2 persone. Per 2 persone la velocità normale. Parkour! No. Spingo. Perché? Vale. Spingere è un po' di chiesto. Parkour! Perché? No. Rischio fumble! Adesso mi sviene. Parkour! No, il fumble qui sarebbe stato bellissimo. Me lo immaginavo, si lanciava craniata sul soffitto. Cazzo sì. Con il rivoletto di sangue di fianco. Con il rivoletto di sangue di fianco che si allunga piano piano. Giuro che gli facevo tirare i suoi hit point. Cioè, ho 5-2, che gioco di merda. Scusate, davanti. Questo è peggio di me. Praticamente ti lanci in avanti dicendo che sfrutto l'angolo per rimbalzare per poi andare nelle scale di sotto, vado dritto. Senza pigli. Vado dritto senza pigli e c'è un corridoio molto lungo dell'hangar. E beh, certo, finisci dalla parte opposta. Stai la nave. Non ti fai male, però... Però fai una ci metterò un po' mi attacco e poi inizio ad andare con calma. No. Noi passiamo di lì, lo vediamo volare al contrario. Ciao Zero. In questa scena sono stati feriti voi, solo i sentimenti. Voi scendete dal punto di comando e vedete uno Zero che passa. Esatto. Arrivo. Tanto ora siete in 5, no? Potete giocare tranquillamente a Coriolis senza di me. No, vorrei capire cosa gli passa per la testa questo qua. E quindi devo vederlo. A me non sembra proprio uno che ha voglia di parlare, no? Se ti sbrighi, forse lo scopri. Se non ti sbrighi, potrei essere costretto a lanciarlo nel motore. Arrivo a... Nonna, sta distruggendo delle bottiglie? Approved. Sì. Dobbiamo sbrigarci. Non ne hai... È un pazzo! Non ne hai preso abbastanza? È un uomo senza controllo! Allora... Va fermato! Smettila di parlare di te, andiamo! Ma sto parlando di lui, non di me! Ah, io vedo molte somiglianze tra quel capitano e il nostro pilota. Io non sono il capitano. Il nostro pilota. Intanto se dimmi quando arrivo su che faccio una prova poi per... Tu sei arrivata! Che lei passa! Eri appena entrata... In un modo molto più aggraziato. Eri appena entrata nella sala di ricevimento e Zero ti sfrugge sì. Dietro. Hai raggiunto loro in pratica. Vedi che il pilota si sta lanciando per i corridoi. Così. No, è uno spreco! Cerco di sbrigarmi il più possibile e poi gli voglio leggere la mente. Okay. Un pazzo! Allora, tu aspetti o fai altro? Se no dopo un paio di turni io aspetto perché voglio vedere se loro arrivano. Mm-hmm. Perché questo sta facendo una roba che non mi sembra normale. E
è lui quello con le fanfaluche, okay. La roba strana. Tu dall'esterno del corridoio ti ho detto che c'era qualche pannello, vuoi fare qualcosa? Se ci arrivo senza farmi vedere, sì. Se rischio di essere visto... No, perché l'ingresso era quello che era stato sbarrato. Allora... Quindi tornando dietro i pannelli non ti vede nessuno. Allora sì. Puoi fare un giro di tecnologia e devi capire se sta facendo qualcosa di particolare. Un successo. Capisci che sta cercando di sì riattivare i motori, ma invece di fare una spinta laser controllata, quindi un'accensione controllata, sta cercando di innescare una fusione incontrollata. Bene, sprecatevi. Quindi... Per ora sta avendo difficoltà perché devi scaldare la camera del reattore. Sbrigatevi perché? Sbrigatevi perché chi sta manomettendo il motore lo sta facendo per fare un'iniezione incontrollata di iniezione energia. Letale. Ok, se non ci sbrighiamo abbastanza fai quel che devi. È meglio che esplodere tutti e ci sbrighiamo il più possibile. Tu se vuoi puoi fare un tiro per farlo rallentare. Ci proviamo. Tipo le valvole di sfogo. Sì, assolutamente sì. Però potrebbe sgamarmi. Vabbè, meglio che esplodere. Vabbè, certo. Due successi. Dai, buono. Non le hai aperte bene. Se ne è andato Roberto. Cercamoli. Due successi. Lui vede la potenza che cala e sembra metterci ancora più energia. L'abbasso ancora di più. Ma come sta facendo? Che cazzo sta facendo per... Vabbè, lo vedrò. Avrà un impianto nelle braccia, non lo so. Quello che è certo è che è un deficiente. Allora, il primo turno scendete nella stiva. E... Fammi un tiro di volontà. Grande. Perché la stiva trabocca di alcol. Sì! Volontà? Sarebbe... Wits. Ah, wits. Madonna. A 4, dai. Ha fatto un successo, quindi vedi tutto. Eric, quando la nave non esplode avrai tutto il tempo. Promesso? Giuralo. Potrai fermarti? Giuralo. Lo giuro io se fate in fretta. Lo giuro sulla... L'ha giurato? Sì. Andiamo. Va bene. Vedete ciao. Che io sto madonnando con... Saluto. Saluto le bottiglie. Zero, te scendi? Con calma, sì. Ok. No, anzi, vaffanculo, ci riprovo. Parkour. Si trova nell'altra, nella Calypso. Nella Parkour. Non velocità doppia, però. Velocità normale, non smodata. Tiro di dessetti. Sai quei giochi in cui se attivi non fa tutta la linea e va dall'altra parte? Ma perché la terra è piatta. È effetto Pac-Man, sì, è giusto. Pac-Man. Vai. Parkour! Mi sa che è più l'effetto... Fatto! Parkourino! No, no, vabbè, pianti piedi in fondo sull'angolo, ti lanci e fai tutto il corridoio in un turno invece di due. Voi adesso esplode la nave, facciamo più di noi. Io appena lo intravedo faccio un respiro profondo e cerco di entrare nella sua mente. Tiro di Mystic Power 6 punto oscurità 8 giusto, grazie, prego, sai che mi piace mettermi in gioco. Un successo dai. Basta e avanza, aia. 9 dadi, no, 7 1 2 3 grazie, prego. Tutti sono 10, giusto? Sì. Tutti. Minchia. Oddio, cosa è successo? Entra lui nella sta tua. Sta cercando di... 12. Abbassarti. Oh, figa. Un successo. Beh, dai, un successo solo. Cosa succede? Cioè, capisci? Fatto un successo. Sì, no, ma su 12 dadi. Anche Master è sfigo di tanto. Dai. Meno male, direi. Un'oscurità fredda. Il lacerante ti penetra le carni. La tua mente viene raggelata e fai per andare in posizione fetale. Vuol dire che lui si sta cominciando a piegare. Dagli un micado. No, oh, basta! Ho già finito una confezione, basta. Lui si sta cominciando a piegare? Sì. Vedere che mi sale un po' di alcol. Gli tiro un ceffone di quelli... di quelli ignoranti. Sentite, scusa. Sentite,
voi sentite nell'interfono meno due a tutto. Chi, lui? Sì, sì. Ah, okay. Tutto. Ammazzatelo, sbarazzatevene. Va bene. Grande, un successo. Ah, io ti racconto lo sbaglio. Prendi un danno. Dai. Tutto bene? Ti sei ripreso un po'? Ammazzate lui, non me, cazzo. Lui chi? C'è qualcosa. Lui. E lui Ron? Fottiti. Oh, per ora meno due a tutte le skill. Che bello. Vabbè, è meno due, lo so. Tolgo due anni. Sei a zero? Ah, in teoria, in generale. Skill. Skill no, cioè nel senso skill sono uno a tutto. Uno a tutto, quanti uni hai in totale? 1, 2, 3, 4. Ok, quindi 4 punti delle abilità. Mm-hmm. Esatto. Allora generalmente hai meno 2 tiri. Ok. Cosa mentale mia. Secondo me sono così tanti più di te. Ron dice che lo dobbiamo uccidere. Perché ha speso tutto in Mystic Power lui, sono talenti, talenti, talenti. Ah sì, esatto, io sono. No, ma di abilità. Boh. Sono 2, 4, 6, 10, 13. Tu hai un archetipo diverso, magari? No, siamo lo stesso. Siamo entrambi... mistici? No, ma... No, il... Che io, ma no, giusto, tu ce ne hai 12, avendo 3 in tutto. Io ce ne ho 13 perché non ho preso un in medio oggi. No, ok, bomba, sì. Sembravano molti di meno così. Ma perché mi sono verticalizzato tutto, io non so fare un cazzo a parte parlare. Verticalizzato tutto. E quindi? Beh, Ron è lì dietro, no? Ron è lì Ron. Dietro. Ron per me agite nella vostra iniziativa. Dice di ucciderlo. Gli ho giurato di non uccidere nessuno, però. C'è qualcosa di... Sì, però vedi anche Zero che sta arrivando in fondo al corridoio volando in mezzo. Oui! Zero. Lui. Ah, ok. C'è qualcosa di scuro nella sua mente. Dimmi quando io riesco a arrivare, se loro non fanno okay, niente. Ok, Samad dice di ucciderlo. Se lo dice Samad. Senti sul circuito privato. Non penso che tu non abbia un circuito privato. Beh, senti. Zero. Attento. Sento dell'oscurità dentro di lui. Io sto andando. Vabbè. Dai, altri dadi, tutto a 10. Prego. Voi occupatevi di lui, io mi occupo del motore. Il freddo aumenta. Vabbè. Beh, ma meno 4 i tiri. Andiamo io quando sono in vista del tizio posso fare una cosa? Anche se sono lontano, se riesco ad arrivare in vista del tizio. C'è qualcosa che posso cercare di fare per contrastare questo freddo. Tira Wiz. No, io aspetta, per prima vorrei cercare di capire cosa mi sta succedendo. Se ne era. Se, allora, tu ti sei messo in comunicazione con lui. Sì. Telepatica. Sì. Sei agganciato telepaticamente a lui. Beh, però questa cosa teoricamente dura un turno, dura un momento. Ah no, un minuto! Un minuto, durano 10 turni. Beh, la potrò togliere, no, non lo so. Al momento secondo me è tipo Sauron. Esatto. Ti ha tirato e tu sei lì che fai. Come un cretino con i Nazgûl che si avvicinano piano piano e ti basterebbe togliere l'anello. Ho un successo di Wiz. Un successo di Wiz? Sì. Ok. Hai considerato no! meno 2? No. Devo ritirare. Scusa. Aspetta, attributo o skill? Attributo. Ah, no, giusto, attributo. Attributo lo puoi è tirare. Non è vero, è vero. No, ne ho tirati troppi. No, 4. No, 4. Riesci a riprendere il controllo. Se vuoi ti puoi staccare da lui. Beh, prima voglio capire cosa. Beh, dato che mi sono fatto tutto sto macello, al di là di questo freddo e questa oscurità, sì. Sento qualcosa. Ritirami sento... Mystic Power, ma con meno 4. Ok. Io e poi li posso staccare? Sì, sì. Io ce l'ho a vista il tipo, anche se sto arrivando dal corridoio. No. È io dentro la camera del reattore. Ora tu non lo vedi. Io vedo che si è ripreso. Questa era la Spingo. Camera del reattore. Devi fare così per entrare. Devo fare il giro, ok. Ok, un successo. Ma neanche per vederlo. Ho spinto? Sì. Io vedo che si è ripreso lui. No, non ancora. Non ci sono vetri. Trema ancora di più, anzi. Ah, okay. Un successo, però, e quindi sento qualcosa e poi mi stacco subito. Diciamo che con... Ilona, vero? Non dico. No. Ilona, sì. Con Ilona hai parlato. Sì. Ti ha detto di aver visto l'oscurità fra le stelle. Sì. Ora capisci di che parla. Ah. La leggenda non sai cos'è, ma... Però sì... Cioè, pare questo, cioè oscurità, senti che i tuoi sensi si stanno annebbiando, la tua vista sta diminuendo, il freddo dello spazio ti sta entrando dentro le ossa, se continua così diventi un ghiacciolo e perdi la tua vita. Oscurità, quel momento prescindibile. Esatto. Sì, mi chiedo come mai lui sia così tanto allegrotto invece.
Cioè, adesso io mi stacco, però lui non mi sembra esattamente in fin di vita. Quindi che cazzo lui sta succedendo? Okay. Esatto. Cioè, eh sì. Minchia. Tu stai andando a sistemare il motore. Io sono già al pannello che sto... Lui sta smanettando. Quando vedo il tizio io, quando ho fatto il giro. No, no, sei arrivato, li hai raggiunti, hai superato lui. Okay. Sei arrivato davanti alla porta che però è chiusa. Ok. È chiusa e loro da dove sono entrati? Loro non sono entrati. Ah, non siete entrati, è chiusa? No. Lui sta facendo telepatia dagli oblò, immagino. Dallo oblò faccio stop. Dimentica. E lo fermo. Branco di scemi. Esatto. È una grande cultura in musica italiana. Stop per cosa? Cosa vuoi fermare? Di fermo l'azione che sta facendo. Di fermi l'azione che sta facendo, ok. E penso che prenderò un mystic power. Giusto per prendere tempo. Non sono, mi cado. Per prendere tempo, non posso farne entrare dopo. Prendi un punto. Grazie. Oh. Un successo. Ti blocca. Smette di fare e non dà altre scariche. Provo a vedere se mi conviene. Ad occhiata, mi conviene forzare la porta, cioè forzarla in maniera delicata, oppure provare a tirarla giù. Provare a chiedere se dal pannello si può aprire la porta. Ah, tu? Qualcuno sa può aprire questa porta? L'ingegnere della nave. Ingegnere! E io sto pronto a saltare con l'artiglio per colpirlo. No, è barricato dentro. Però in realtà non è ancora sono i codici. Infatti, spingendo funziona. Oppure favole fai come al solo. Dai, e appare un'altra porta. Ma che cazzo? È che ho tirato la leva, poi ho spinto e invece ha funzionato. Cluck, chiusa. Ah no, aspetta, aperta. Senti che la porta si apre. Suo turno, si gira. È fermo. Non può far niente. Non è stop, interrompi l'azione che stavo facendo? No, no, non so se stop che si congela. Allora, stop. O stop puoi fermare un NPC dal fare un'azione che altrimenti avrebbe fatto. Deve essere qualcosa di sottile che può essere attribuito a semplicemente a una dimenticanza, tra virgolette. Tipici esempi sono che passa roadblock, passa un roadblock. Quindi io gli faccio perdere la concentrazione, tipo si dimentica che lui deve mettersi a fare le cose. Che noi per House Rule avevamo esteso anche in combattimento. Sì, però, sì, un momento di indecisione in combattimento. Quindi diciamo che adesso si è perso un attimo su quello che sta facendo, ma si gira e mi fa cosa fa. Wits. Per te devi tirare Wits per resistere al suo attacco. E basta, solo Wits? Solo Wits. Non è anche un Mystic Power. Vai. Scusa, lui tirerà Wits più oscurità, no? Più Mystic Power. Vai. No, no, ha senso. Due successi devi fare. Uno. Vuoi ritirare? Li devo ritirare tutti? Sì. Aspetta, quante volte l'ho usato io il potere? 4. Sì. Sì. Li devo ritirare tutti? Sì. Sì. Puoi tenere però il migliore dei due. No, ok. Però... non è tieni un dado e tiri il resto. Sì, non è il potere dello stregone di quinta. Ci provo. No, tengo un successo. Tieni il successo. Senti anche te che il freddo sta entrando nelle tue ossa. Meno 2 a tutte le abilità. Ok. Ok. Allora io prenderò dopo Mystical Power. Ah, scusa, giusto, scemo. Tu li hai raggiunti giù? No, io sono andata su al sentire le registrazioni della nave. Quindi avevi trovato loro che stavano scendendo giù. Sì, io sono Zero che si è lanciato comunque. E poi si è rilanciato in terra. E te stavi salendo. Esatto, io sono salita. Ok. E penso di essere arrivata a questo sì, punto. Sì, sì, sì. E mi metto a smanettare per cercare registrazione, comunque sia, che so, diario di bordo anche. Domanda, vuoi scaricare i dati e ascoltarli dopo o ascoltarli sul momento? No, beh, li ascolto sul momento. Ok. Ascolta le mentre li scarichi. Ascolta mentre scarico. Perché potrei non riuscire a... È in streaming, come Fumble. Fumble. Un podcast. Fumble. Quindi? No, li ascolto. Un pasca sui yaoi. Allora, cosa vuoi cercare di preciso? Allora, perché la manca dati.
basta. No, allora mi focalizzo sul il diario di bordo. Black Hole New World. Che teoricamente dovrebbe esserci, nel senso, abbastanza aggiornato. L'unica cosa che ti posso dire è che negli ultimi due giorni è assente. Sì, ok, ma negli ultimi giorni voglio capire quanto il capitano si è sbarellato. Se magari ha detto qualcosa di strano. Ti ci se... vorrà un po' per leggerlo, te lo dico dopo. Va bene, faccio l'ora che è più concitato. Eric, ce l'ha un sistema di raffreddamento il reattore di questa nave? È quello che sta manipolando lui per evitare che parta la reazione di fusione. Ok, benissimo. Uno di questi tubi passa vicino al tizio? Sì. Che cosa c'è di solito dentro questi sistemi di raffreddamento? Di solito... Morte. No, elio liquido e azoto liquido. Morte. Ehi, Ron. Tieni la spada. No. E se lo congeliamo? Tieni la spada. E cosa cazzo ci faccio con la spada? Come tagli il tubo. Ah, bravo. Non penso che freddo gli farà molto. Però è più comodo il suo pugnale, forse, per tagliare il tubo. Tieni. Adesso è il tuo. Ok. È mio anche quello, comunque. Sì, dopo te lo ridò. Stai tranquillo, anche perché non si può bere. Non si può mai sapere. Ok, visto che sta per partire un combattimento, facciamo l'iniziativa vera e propria. Volete dirmi voi i turni? I vostri turni? L'essere agirà per ultimo. La persona è essere quello che è. Io tiro così all'agilità, giusto? Ma sì. No, come preferite, se volete tirare l'iniziativa o dirmi la vostra iniziativa. La tiriamo, andiamo a caso. Ok. Vabbè, un D6 e sommate agility. 7. 8. Agility o dexterity? Agility. Ah. Agility 8 7 8 6 5 6 6 più 6 facendo 1 di dado. Fantastico. Allora, io 8 facendo 5 0 6 io ho fatto 8 Vabbè, l'iniziativa tanto sei ultimo sempre a prescindere dal gioco. Sì, ma non creo quasi mai un PG apposta per avere iniziativa alta. Anche tu 8? Chi ha fatto 7 allora? Io. Io ho fatto 6 e sono il più agile di tutti. Quanto è? 5. Allora sì, sei più agile. Il okay. Massimo che si può avere. E sono ultimo comunque. Perché sei Roberto. È imprescindibile. Samantha. Gli sparo in testa. Politico, vai. Mi sono fisico, anche politico. Fatto. 3 successi. Prova a tirare, magari ne fai 5. Ho meno 4 alle prove. Sei è un 6. Aspetta, agility è 3. Ho meno 4 alle prove, ho 0 in shooting, tiro meno un dado. Ok. Ho 3 successi. 3 successi. Tira meno un dado. È vero. Devi mangiare un dado. Se fai un successo, togli il mangiarlo. È tipo cioè il dado dalla tavola ti fa in mano. Esatto. È la giusta descrizione. Vabbè. Allora, 3 successi. No. È critico. No. Come no? Usa i punti di oscurità. Sì. Che cazzo. Beh, almeno li consumo un po', dai. Scusami, una sacchettata. In effetti. Dove? Sì. 12 punti. Tutto quello che faccio io mi rimbalza in testa adesso. Uso 12 punti di oscurità. No, uno, caricatore vuoto. Quando cazzo hai ricaricato mai te l'arma dopo aver sparato? Ah no, in effetti no. Click, te l'ha detto, il pugnale. Ma cosa fa caricatore vuoto? Lui spara e click. Ma gli annulla proprio l'attacco con un punto? Ha caricatore vuoto. Spade. Io lo uso scientemente. Certo. Un dark point è veramente un po' troppo a me. Però lui ha sparato prima sulla nave prima di partire. È vero. Un gunner. Okay, ma in questo caso, se lui ti avesse detto ricarico, tu lo potevi usare comunque perché sì, è una prerogativa. L'ho usato lo stesso. Il potere da gambler, sì. 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 Cazzo. Vabbè. Giusto, hai usato il potere da gambler. Non è molto chiaro, però. Lui potrebbe non avere il caricatore vuoto. Gli lancia la carabina in faccia. Esatto, cioè nel senso, dai, con 3 successi. Ok, ma come funziona? Se io tipo adesso che so sta cosa, ti dico ogni volta che sparo, che a fine di un combattimento è come Dungeon World, è come Guerre Stellari. La sfiga. Sì, una... sì, però qua è proprio gli stai dando un miss. È la stessa cosa. Sì. Sembra un po' pesante per uno darti un mancato automaticamente. Però... Perché? No, allora, il potere del gamble però non l'hai usato.
perché tu stavi per sparare e hai fatto click and roll, se no è troppo pesante, su questa ragione lo penso. Ok, d'accordo, d'accordo. Il potere del gambler. Ma in Guerre Stellari quando fai tipo tre svantaggi li puoi usare per dire hai il caricatore vuoto e non hai sparato. Sì, ma se ho fatto 12 successi e 3 svantaggi tu non ma puoi hai dire... il caricatore vuoto. Non credo che tu possa, eh. Sì. Beh. Non puoi annullare i successi con gli svantaggi. Cioè, se fai il Dark Point, puoi magari togliergliene uno, ma non, neanche col Dark Point non puoi dire ho sparato, ho fatto 22 successi, mancato. Allora, non ho usato il potere del gambler, questo vuol dire che non ti ho dato quel Dark Point, però ho perso il turno perché ho mirato, ho fatto click, il cazzo. Perfetto. Poi chiaramente l'effetto è uguale, però ha senso in questo caso usare il Dark Point per dire il tuo potere del gambler non funziona adesso. Però perché se avesse fatto 50 successi poteva dirgli no, è il caricatore vuoto e con un Dark Point gli toglieva 50 successi. Approfondiamo dopo. Sì, sì. Comunque l'ho limato perché hai ragione. Sì, 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 ci sta, ci sta. Va bene. Cioè, più che altro bruciare anche il potere del gambler con un Dark Point solo è esagerato. Infatti quello che ho detto io è sì, sì. Usi il Dark Point perché il fucile è scarico e lui può lanciare comunque il fucile contro e fargli tre successi. Successi l'ha ricaricato e sbagliato, mi sembra più utile. Sì, non però sta a lui, non è detto non sta a me. Grazie Simo che mi hai guardato. Ma non sta a me. No, sto pensando al nostro scontro. Ok, io con grande nonchalance mi avvicino al tubo del raffreddamento e lo taglio per sparargli e poi glielo dirigo in faccia. Ok. E così perdiamo il pilota. Peraltro mi immagino Eric che lo taglia così di fronte. Esatto. No, diciamo che infili il pugnale sotto e fai per scardinare la tenuta stagna del... È anche possibile che lui abbia talmente tanto alcol in corpo che non si congela. Esatto. Fa l'antigelo. Potrebbe berlo, no. Banalmente. Quello assolutamente no. Vorrei congelarmi prima. Esatto, perché è più volatile. No, perché lui beve l'antigelo della nave. Ah, giusto, è vero. Ma congela anche quello con l'elio. Pronti? Non quello forse. Della Calypso. Forse con due dadi in più dati dal pugnale e dall'iniziativa del pugnale. 4, 5, 7. Vai. E tre successi. Minchia. C'è il l'alcol bello. Di mezzo e io sono motivato. Il critico del pugnale è 1, Ok. Ah, ottimo. Tira 10 danni. 10 danni danno. Allora. Vediamo quanti danni gli fai. 10. Perché poi il sistema entra in funzione senza una perdita sigillo al tubo, ma te l'hai staccato preciso, gliel'hai girato e praticamente l'hai investito 3. In pieno. 3 danni. Vuoi fare un critico? Sì. Sì. Ecco. Dopo l'ululato voglio fare un critico. Un di 6 danni. 4. 4 danni. Critico. Tabella del critico. Tabella del critico. Cosa devo tirare? Un di 2 di 6. Di colore diverso per sapere esatto. Qual è decine. Devi dire chi è la decina e chi è la nero decine. 26. 26. Spalla slogata. Quindi a causa del getto viene sparato in avanti. E questo corpo sbatte contro la paratia metallica. E vedi che una spalla è disarticolata e gli penzola sul fianco destro. Okay. Ho preso il mio Mystic Power della giornata. Della giornata. Vediamo se non l'ho ammazzato. Vediamo se non l'ho ammazzato prima. Ho preso esorcismo. Va bene. Chi lo sa che magari non posso liberarlo? Vai. Mi sa che muore prima. Intanto lo smontiamo. Lo liberiamo in una maniera diversa. Perché per me sta sempre distruggendo delle casse di alcol. Quindi. Beh, se esplode la nave, esplode tutto. Esatto, appunto. Che quindi però, in questo momento sono Robocop. Che stronzo, lo so, perché non ci ho pensato. Vivo o morto lui verrà con me. Dunque, il motore in questo momento è stabile, dato che lui ha smesso di... Sì, non vedi i picchi di energia che stanno destabilizzando la nave. Loro mi sembrano messi in una situazione difficile o mi sembra che la stiano gestendo? Da dove non sono io perché... entrato. Eric ha brillantemente spinto il tipo verso la paratia e vedi che è anche abbastanza congelaticchio. E alquanto anomalo che sia ancora vivo. Ok, posso provare a deviare più azoto liquido nel tubo in modo che spari un po' più lontano? Aspetta, devo togliermi. Technology. Nice.
Un successo. Allora, diciamo che gli aumenti di uno il danno. 5 danni. E... magari è rallentato perché è mezzo congelato. Ok. Va bene. Diciamo meno qualcosa di tiri. Sì. Poverino. Ha già meno 3 per la dislocamento. Meno 3, meno 4. Ok. Zero. Wolverine nel collo. Vai Wolverine. Ho delle penalità però perché ero un po' preso dall'oscurità. Meno 2. Parkour. Parkour. È andata bene prima, no? Parkour. 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 Tu devi smetterla di fare parkour. Non sei capace. No, no, hai fatto parkour. Spingo. Okay. Bravo. Bravo, bravo, vai, credici. Parkour. Questo gioco sta diventando il mio Ivano. Oh, attenzione. Parole pesate. Eccolo. 3-1. Avendo critico 1, non ho fatto critico. No, no, ti serviva un altro 6. Pingo. Quanti danni fa la... un cazzo. Il 14. 1. Ma critico 1 è buono. Sì, l'ho presa apposta perché io posso invertire i dati del critico, ma... cazzo. Comunque sarà il tuo Ivano, però Mirko ha comprato il quick start apposta per aver ascoltato me. Grande. Perché grande. Non ha ascoltato la parte mia proprio. No, perché tu sei 1 su 5. Sì, certo. Che... sta a questa creatura. Tu l'hai pugnalata e ti guarda fissa negli occhi. Ancora, ma in maniera strana. Ho visto male. Dove usa la spada, cioè un più 1 è uguale. L'occhio più della madre. Allora. L'occhio di Sauron. L'occhio della merda, cosa hai detto? L'occhio della madre. L'occhio della merda. L'occhio della merda. L'occhio della merla, perché fa freddo. Esatto. Non fa neanche freddo. Non fa neanche così freddo. Lui ha freddo perché cerca di guardare nella mente delle persone. Uno. Tira Wiz. Questa volta solo Wiz. Come il solito meno 2. No, no, senza almeno 2. No, senza almeno 2. E quindi era lo stesso tiro anche con Mystic Power con meno 2. Allora tira pure Mystic Power. Ok, sempre 3 dadi. 0. Che è il tuo nome, tra l'altro. Forse è per quello, non dovevi chiamarti 0. Mi chiamo 2. Vabbè. Quante persone hai ucciso? 1, 2, 4. Sempre più oscurità. No, no, no. Svieni. Cade per bustia. Tu perdi i sensi. Lui ha perso i sensi. Voi lo vedete in piedi. Oh. È svenuto in piedi come un attaccabanni. Samad. Vedi il capitano che si affloscia. Deve averlo colpito veramente bene. Vedi Ziro che strae la lama, della strana lama che è in pugno, e il capitano soffiascia a terra. Sta perdendo sangue. Beh, con tutto l'azoto non so quanto sangue starà perdendo. Vabbè, la ferita è fresca, cazzo. È fredda. Ti tiro io comunque per lui, Con 0. Ok. 5-6. Io credo che succederà. Un altro colpo dei tuoi. Puoi rispondere normalmente, Rob. Normalmente io o normalmente il capitano? Normalmente tu, non sei il capitano. Ah. E me ho perso i sensi, come faccio a rispondergli? E rispondi come se rispondesse 0. Ah, come se rispondesse 0. Cerca di imitare. Cos'è che hai detto? Un altro colpo di... chiesto, un altro colpo ben assestato, un altro colpo dei tuoi, ti ho detto, una cosa del genere. Beh, lavoro d'ordinanza. Cerca di rispondere non proprio come 0, come risponderebbe 0 perché l'ha visto un po' muoversi, è entrato nella testa, però i pensieri superficiali. Lavoro d'ordinanza. Anche mentre già stava dando una cosa del genere diceva, questo è un lavoro come un altro. Io... mi avvicino al corpo. Non ho motivo di sospettare di forse avrei dovuto usare la spada invece che l'artiglio. Sembra più affilata.
e guardo la spada. Mi avvicino al corpo e comincio a studiarlo. Provo con calcio a capire. Dopo capito con un calcio. Con un calcio. Te. Vai, calcio. Sì. Ok. Uno, due, cioè, voglio capire da dove viene, se questa oscurità gli ha lasciato dei segni. Sì. Sei un successo. Sembra proveniente dalla zona. Mi sembrava di aver visto. Stavo guardando la. Se rifletteva la luce. Ah! Sembra proveniente dalla zona di Sadal. Mm-hmm. Sì, effettivamente ha l'apparenza del capitano della nave. Io mi volto verso. Ah, grati. Io mi volto verso Zero e gli dico: ho visto qualcosa nei suoi occhi che non riesco a spiegarmi. Tutto un tratto le fandonie di. Cioè, le chiacchiere di Ilona non mi sembrano così. Fandonie? No, le chiacchiere di Ilona non mi sembrano così. E pensare che in genere sei tu quello che chiacchieri. Evidentemente dovremmo credere tutti un po' di più. Non si può pensare di sconfiggere così facilmente l'oscurità. Posso tirare la spada? No, vai verso il reattore. Ok. Chissà cosa stava facendo qui. Meno male che l'ho fermato. In effetti. Il motore è stabile adesso. Beh. Stabilmente spento? Dato quello che aveva detto. Fai un'infiltration con 3 dadi di vantaggio. Chi aveva interrogato Zero. Che nessuno ti sospetta. Probabilmente la minaccia è andata. Vale. 6. Adesso fa 6. No, un successo. Sempre lui. Mi basta. Ti avvicini al reattore. E puoi scrivere una sequenza di qualche genere. Dai, inizia a smanettare sul reattore. Sì, quello sì. Però io gli farei fare un tiro a loro. A me soprattutto. Perché Zero non ha mai a parte il pulsante per accendere HAL, non ha mai toccato niente di tecnologico in vita sua. E tra l'altro HAL non ha un pulsante. Tirate okay. Observation. HAL non ha un pulsante. Però quindi. Avete un manuale. Ma Zero schiaccia sempre un pulsante che gli avete messo che non fa niente. Ma apposta per due. È un dash button senza batteria. Ma l'hai fatto tu, l'hai messo tu. Successo. L'hai messo tu apposta. Tu sei anche il mio best buddy. Esatto, lo conosco abbastanza da capire, lo conosco per forza. Vedi che si è avvicinata alla console e sta pigiando roba. Due successi. Vedi che si è avvicinata alla console, che sta pigiando roba, che riattiva il reattore. Zero, che diavolo stai facendo? Penso di sapere come funziona questo reattore, l'ho già visto da qualche parte. Zero, tu non hai mai toccato niente di simile, non fare cazzate, abbiamo già rischiato abbastanza. Staccati adesso da quell'affare e tirati indietro. Io penso... Quanto mi manca per finire quello che voglio finire? Se mi manca un po' mi stacco. Qualcosa sì, perché lui ha spento. Ok, allora mi stacco. L'ho già visto, penso di sapere come funziona. Lascia stare. Chi si occupa dei motori sulla nostra nave? Tu. E ci sarà un motivo se io mi occupo dei motori sulla nostra nave e non te ne occupi tu. Io ho ancora meno 4 alle prove? Sì, suppongo. Sì, perché la nave non ha il riscaldamento acceso, quindi il freddo non ti va via. Io faccio una prova di telepatia su 0. Vai! Cioè, è strano. Dark point! Oh. Sento solo di Steel Power. Tutto. Spinge anche. Sì. Cazzo, neanche un successo. Prova a fare fumble. No, non fatto ce la fa neanche a fare fumble. Allora, non riesci a stabilire il contatto. Con Zero sarebbe stato anche più facile, perché è una mente che conosci, quindi è una mente semplice. C'è Zero. C'è qualcosa di strano. Qual è il mio piatto preferito? Provare a capire nei ricordi di Zero. Prova a fare un tiro di. Mi faccio un tiro da solo? Sì. Un tiro contro il mio Mystic Power per resistere. Ho imposto una bustolinata. È la bustolinata. Questa è la bustolinata estrema perché sono due tiri in uno. E te l'ho imposta io. È una bustolinata secca. Bellissimo. Ormai è. La bustolinata contagiosa. Ormai è come mandando... Food Wars. Cioè, è così potente la bustolinata che si può estendere al resto del tavolo. Ormai siamo fuori ogni controllo. Quindi io con Zero ho ancora la penalità per il freddo. No, assolutamente sei il freddo. Quindi con Zero tiro normale. Niente. Zero. E il tizio quanti dadi? Il tizio tira Mystic Power, abbiamo detto 10. E 12 successi. Ma come hai fatto?
Uno due successi. Quindi accede a quel ricordo e anche a un altro. I falafel. E i micado. E i micado. Falafel e micado. Insieme. Te l'ho portati prima, no? Questo è l'altro ricordo. Beh, mi sembra che non ci sia più niente da fare qui. Ci prendiamo la nave? Provo a riavviare il motore. Uscite da lì. D'accordo. E io vado. Tizio, lo prendiamo? Vado a controllare se è morto. Facendo finta di controllare se è morto. Non è morto. È messo male perché ha preso le batosse. Se è morto, abbiamo un ottimo boccaporto da cui lanciarlo. Okay. Vabbè, ne usciamo. Faccio uscire loro. Sì, io vado. Posso no, chiudere? Che uscire? Oh. Lui ha detto di uscire tutti. Sì, sì, ma io prima devo prendere l'alcol. Non ma non capito. C'è l'alcol, è fuori dal motore. Va bene. Quello non è alcol. L'azoto non è da bere. Esatto, faccio vedere tu dire che quello non è alcol. Quello no, ma è dai, alcol. Lasciamolo lavorare. Per oggi puoi fare un Metropolitan cocktail. Esatto. Va bene, sai che c'è? Che tu vai dove devi andare. Che io intanto devo vedere qua le stive della nave cosa succede. Ha detto di uscire, usciamo. Esco dal lavano motori. Senti, hanno giurato che una volta disattivato quel cazzone che era lì a fare robe sul motore avrei potuto prendere tutto l'alcol, giusto? Hanno giurato, quindi se hanno giurato lo posso fare. Ma e se non lo posso fare lo faccio qui. In ho questa detto stanza. Che esco da questa stanza, ma io adesso vado a prendere l'alcol. Vai. Io che immagino che conoscerò questa nave. Non tantissimo. Beh, in questa stanza un po'. Giusto come funzionano le porte. Sì. Cioè, se lui esce. L'hai chiuse prima. Quindi. Se lui esce, io posso chiudere la porta e picchiare lui. Lui è lui. Io no, tu. Loro cerco di farli uscire. Come sì, io esco. Cioè. Dice, ci ha detto, lasciamo fare. Io faccio per uscire, anch'io per lasciare lui da solo nella sala motori. Ma appena prima di uscire, chiudo la porta e provo a saltare addosso a lui. Io non sono nella sala motori, sono fuori. Ah, Quindi c'è loro due dentro. Il pannello era fuori, io non sono mai e tu entrato. Tu ci hai detto di uscire dalla sala motori? Sì. Non può mica attivare il reattore con noi dentro, moriamo. Vabbè, quindi quando escono loro due io chiudo e torno al reattore. Ok. Easy, easy. Aspetta, oppure quanto può controllare questa cosa che ha fatto? Perché se la può controllare per ore, gli conviene stare al gioco e poi con calma venire a fare quello che deve fare. Se può controllarla per un minuto, conviene che ci provi adesso. Allora, il tuo scopo è far secchi tutti quelli di questa nave. Compresi anche loro li devi seguire. Ah, ok. Allora... questo Zero lo capisce da sotto, perché comunque no, è un no, po' no, come stare sotto l'acqua. Io per giocare lui. Ah, allora me ne vado, non mi interessa fare esplodere il reattore. O fare quella cosa che volevo fare al reattore. È più importante... devi far fuori le persone che sono dentro la nave, sono il ponte di comando e che lei ancora non ha visto perché... Ok, allora esco e inizio ad andare di sopra cercando di accedere nei ricordi di Zero per capire che persona è. Ok. Sì. Tu entri nel ponte di comando. Sì. Pronta a ascoltare i messaggi e tutto. Uh-huh. Ci sono tre corpi che stanno facendo i palloncini dentro il ponte di comando. Morti o vivi? Come il tizio che ha portato dentro la nave. Ok. L'impressione è pallidi, pallidini, rigidi, apparentemente privi di vita. Ok, cerco di prenderne uno e di scuoterlo e di cercare di farlo riprendere, se effettivamente se mi sembra vivo, ecco. Ok, fai una prova di destrezza perché è proprio semplicissimo senza gravità. Ok. Un successo. Ok, ti ancori un attimo a una sedia e vedi se a dargli due sberle si riprende. Mm-hmm. Invece questo con la spinta che gli hai dato comincia a sfuggire però un pelo di mano e riprendi su se stesso. Lo riprendi per i calzoni. Ok. Mm-hmm. Non sembra però avere una reazione. Okay. Ma sembra vivo? Sembra vivo. Va bene. Comunque se vedi che dopo un po' lentamente la forma dello schiaffo appare sulla mano,
su, scusami, sul la viso. Forma della mano dello schiaffo appare sul viso. Ok, ma non so. La forma della mano appare sullo schiaffo, è come dentro un vuoto, non si sente più spazio. Ma il fatto è che città della città che presentino tutti la stessa tipologia di sintomi, cioè sì. mi ricorda qualcosa, mi cioè nei versi degli scritti. No, ti ricorda la tua esperienza. Ok ti ricorda l'oscurità che mangia tutto. Ok, sono e come si combatte l'oscurità? Svegliandosi. Talismani ovunque. Svegliandosi. Tu avevi questi incubi che okay. ti ricordavano questa oscurità che mm-hmm. portava via tutto, okay. anche le emozioni, anche la voglia di vivere, il calore, tutto portava via. Ok, quattro talismani, cioè quanti sono? Ti tre sei o avvicinato alla fede. Sì. Avevo detto tre, se non sbaglio. Ti sei avvicinata alla fede perché dormire col talismano o col talismano sotto cuscino mi dava conforto. Gli incubi inizialmente andavano a diminuire, poi hai dormito sempre meglio. Ah, ok, per quello che ne erano così tanti. Beh, mi piazzo dei talismani addosso e vedi che lentamente cominciano a riprendere, molto più lentamente rispetto al tipo sulla nave. Certo. Prende 100 birre. A testa. Domanda. Sì. Posso provare a fare una cosa tipo l'urlo di Atena da dentro? Perché zero un cade i poteri dei Mystic Powers. È vero. Ok. Vai. Gli puoi fare più, stop. In più, una cosa, dimmi quale è più plausibile o anche più carina delle due. O provare a, mentre lui sta scansionando nei ricordi di Zero per capire la personalità, per vedere come infiltrarsi meglio, diciamo, fagli arrivare un qualcosa da dire che sicuramente mi mette, tipo che ne so, appunto nel vuoto non si sente lo spazio. Mm. Magari per quanto mi riguarda nel vuoto non si sente lo spazio, per far capire che c'è la safe word. Oppure ancora meglio, io non so questa cosa, ma potrei provare a usare cosa della mia icona, che è quello se cerchi una cosa in la qualsiasi trovi. Momento la trovi, perché il tizio mentre si sta frugando le tasche per vedere com'è armato, c'è il talismano che ho comprato da lei io a 100 birre. Bellissimo! Bellissimo! E questa roba è una. Beh, è un'eleganza incredibile, perché il potere di ricordo come una roba di background per trovare una cosa che vuoi, che hai già. È bellissimo! Mette la mano sul talismano. Improvvisamente senti l'oscurità che stava avvolgendo i tuoi sensi. La vista, le orecchie con un ronzio continuo, rischiararsi e posso dire senti qualcosa? Di avere il controllo del tuo corpo. Ok. Per quel momento che stai tenendo il talismano, ma già la forza... È dentro di me! E poi immagino che riperdo il controllo. Io non posso. È dentro di me, nel vuoto non si sente lo spazio! E che cazzo stai... Ah! Io guardo Zero, io non posso perderlo, sarei perso senza di lui. Per un momento il mio... è vero! Alla fine serviva questo cazzo di talismano! La signora famosoiole, cazzo! Il signore mi ha donato questa donazione di aiutare la gente. Sento una forza dentro che neanche io so spiegare come. Esatto. Stavo dicendo che io guardo Zero, ho un istinto di protezione verso di lui, perché ho un istinto di protezione verso di me, perché mi serve Zero. Che bello, è proprio l'amore. No, però è vero, io, cioè, nel senso, sarei perso senza di lui e la mia capacità di sentire quello che sentivano gli altri e adesso di sentire quello che pensano fa un passo evolutivo oltre e io che ho riconosciuto questa forza che ha cercato di impossessarsi di me, cerco. Ok. Io ho sentito. Scusatemi, stavo pensando. Io ho sentito cosa. Ho sentito quello che mi pervadeva e mi permeava, la sensazione che mi permeava quando ho fatto questo collegamento mentale. E io ho trovato uno stato mentale che mi ha permesso di scacciare questa forza. Cerco di entrare nella mente di Zero e forzare nella sua testa la stessa sensazione, in modo che la forza ne venga scacciata. Quindi lo triggerò io. Sto usando esorcismo. Gambler. Cos'è che fa esorcismo? Se faccio almeno un successo, elimino
presenze infestanti dal corpo di qualcuno. Fa la cacca. No. Presenze infestanti. Cioè, se hai vermi, sì. Uso il potere del gambler e quindi faccio un ma tutti gli esseri umani hanno delle infestanti che ti permettono di vivere. Infatti adesso quindi muori. Muoio. Non hai più... Non, hai più, non ho più no, i batteri. Intestinali. Esatto. Squarehouse subito. Ti ho ucciso. Allora, sei lucidissimo, ma cagherai a morte. Il lactobacillus ha ucciso. Allora. E segnati zero che d'ora in poi sei allergico al lattosio. Esatto. Esatto. Allora, e se volete lo leggo. Sì, sì, è veramente no, no. Una riga di talento. Ti dice: puoi entrare in trance e schiacciare gli spiriti. Beh, che devi dire? Esorcismo. Leggilo bene perché mi sembra un po' prolisso. Esatto, infatti, è una descrizione accurata. Tre successi? Tre successi come minimo. Può supplementare. No, può. Certezza di supplemento. È venuto anche a me. Allora, beh, vabbè, ne sono. Cioè, quindi in realtà. Ho vinto. Se vuoi, tiro ancora un po' di. Cioè, se non ti avessi comprato il talismano, non potevo farlo perché quello che mi hai dato adesso te l'ho messo al tizio. 4. 5. 5 successi. Ucchia. Batti i miei due ed è un critico. Devo... Ha fatto il corso del Muir. Minchia, esatto. oggi stasera sì, non so. La nebbia che ti avvolgeva viene completamente dissipata. Vedi lui che comincia a vomitare del fumo nero. Chi? Io. Zero. E io ogni tanto sto facendo... Dai buchi delle condotte lacrimali, dalle orecchie, qua anche dai pori, sembra sudarlo. Puoi farci una violentemente se... esce fuori questa sei più forte di lui! Siamo più forti di lui! Tanto non sono ancora riuscita a fare partire. Su questa cosa che sta capitando tutti che lo guardano lui cazzo di motore di merda mi avete lasciato di sotto da solo voi siete... e non crederei no ma io pensavo che se lo facevo davanti a lui no, no! siete nella stiva Ron mi vieni a vedere no ce l'ho fatta e parte il frullatore quello mi pare più Eric che così si fa ma no, Eric dopo ti dice cosa succede. Quindi siamo noi tre, lei no. Vede questa cosa? No. Siete voi due. Lei è su Spotify dall'inizio. Da quello che so della presenza che avevo, posso provare a intuire se ha bisogno di un corpo? Se tipo quando è intuito, oppure è una cosa astratta? No, ha bisogno di un corpo, ma se vuole può materializzarsi. Ok, allora io taglio la testa del tizio svenuto con la spada. Ok. Mentre tu si dico... Ok. Tira danno direttamente. Danno direttamente. Come te lo tiro? Melee combat e fa danno. Ah già, che imbecille. C'è danni. Ho sbagliato io. È la stessa. Fai un tiro normale. Prenditi un più 3. No. Devo prenditi altri 3 dadi. Oh, zero. Così ti voglio. Bravo, zero. Sai che il tuo nome... Sono tornato io. Hai il vantaggio, guarda, ti concedo che hai il vantaggio. Mo vediamo, Vale. Non sei neanche senza il dark point, guarda, hai il vantaggio. Non sono finito. È stato mangiato dal tappeto. Dal vuoto. Oh, uno. Neanche critico, col vantaggio. 3, 6, 9, 11, ho tirato 22 dadi, un successo. Oh, basta. Quanti danni fai? 2. Decapitato. Ah no, aspetta, c'ho un più uno con la spada. Vai. Sarà... Decapitato. Comunque. E quella roba nera cosa fa? Sta volando via. Dalla paratia. È un sistema chiuso. Sì. Sì, sta volando via. Perfetto, quindi non la vedrò mai. Sentite nell'inno. Ci provo perché zero e niente. Tiro fuori che l'ho comprato l'ultima volta. Ah, pensavo, il condensatore quello di umidità. Lo metto lì davanti. Non guarda, e lo accenno. No, mi sembra giusto. E lo accenno. Metti giù il talismano sotto. Guarda se funziona. Come la trappola dello spazio. Non so niente. Esatto. Sì, chiaro. Lui non sa niente. Io l'ho guardata lei. Coso, vede che non funziona. Ci mette il talismano dentro. Lo mette lì. Ilona, forse servi tu. Vedi sopra leggere, sì. Ascoltare. Vedi sopra che stai facendo? No, ti sei fatto male. Io ho riavviato il motore. Almeno faccio un po' d'acqua per dopo.
Ma questo se ne sta andando o potrebbe andare a infestare qualcun altro nella nave? No. Sta uscendo. Boh, non lo sai, sta uscendo dalla prima malattia. Che esce riesco a fare un'altra cosa? Stop. Dimentica. Tira. Funziona. Mystic Power. E dobbiamo vedere innanzitutto se no, si attiva. Perché poi è un Dark Point. Prendi un Dark Point. Fatto. Fatto. Yeah. Sì, è successo, si attiva. E vedi che la nuvoletta si ferma a metà l'aria. Fate qualcosa. Metà non fuori. Non posso continuare a tenerla ferma. Io sono fuori, quindi. Samad, fai qualcosa. Oh, ho già fatto troppo, non so cos'altro fare. Laseroni. Laserone. Attivate il laserone. Sparargli non serve. Termostati sui carabinieri. Io ci provo. Butto la spada a terra, un togliendo l'artiglio, corro e mi getto nella nebbia nera. Oh, perché? Ti ho appena esorcizzato, cazzo. Esci e chiudi la porta. E passava attraverso la paratia a chiudere una porta. Mentre, se prende me magari riesco a tenerla. Non è molto intelligente. Lo so. Sì. Non so, è più intelligente Eric. Pensa di riuscire a trattenerla. Lui è convinto che i suoi poteri siano abbastanza forti. Non è una puzzetta. Ma Zero pensa di sì. Sì. Salti con l'artiglio e fendi l'aria. No, non voglio colpirla. Senza okay. Artiglio. Voglio tipo andare lì. In realtà quello che fa Zero è si butta nella nebbia e fa tipo aggrapparla. Fai un cirum. Cercando di aspirare, non funzionerà mai, però ok. È quello che fa. Sì, lo inspiri un po', poi con l'espirazione successiva riesce fuori. Potrà tenerlo un minuto, ma poi... Se ci riesco. Zero, lascialo andare. C'è il silenzio della nave e il motore che sta riprendendo, esatto, a partire. Cosa diavolo... certo. Che cosa diavolo era? La gravità è ripartita? Sì. Quindi tutti sbattiamo tutti male e le casse sono pesanti adesso. Qualcosa di oscuro. Sì. Forse l'ora. Però c'è una cosa che puoi fare, tu pilota navigato. Dimmi. Ah, certo. Fare una esatto. Imbardata U e aprire il cargo, così così finisce tutto dentro, potrei. Distrugge tutto, dai. No, perché poi sono proiettati in avanti, lui torna sulla sua nave, basta che si rimetta a pari, ah, entrano certo. Direttamente nel cargo. Potrei fare questa Eric manovra... queste cose le pensa. Di grandissimo. Solo queste cose pensa. Sì, esatto. No, in realtà in questo momento sto pensando a questa cosa, sono lì che ravano con le case, eccetera, e dico... E dentro di me... potevano almeno aspettare di essere tornati su, la Talisman Calypso. Cazzo! Dimmi tu, scuro, si deve mettere a scopare in un manomotore. Uffa! Io amo questo pilota! E mai nessuno che mi viene a dare una mano! No, dai, scopare... No, vabbè. Come no? Vabbè, è perché non è una battuta... Non è un doppio senso. È che è la cosa più naturale per un pilota ubriacone. Io comunque riattivo proprio in questo momento che tu dici queste cose il comunicatore e dico... Io non so di cosa vi state parlando, ma prego, anche oggi ho dovuto risolvere la situazione io. Ron, tu non hai un'idea di quello che è successo qua sopra. Mm-hmm. Non ne hai la più pallida idea. Attacco Samad. Aspetta. No, io Ron ti consiglio di non volerlo ascoltare, cioè nel senso con tutto il rispetto, non è che io voglia in nessun modo mettere in discussione le tendenze di qualcuno, ma non è esattamente il racconto che mi sembra. Sentire. Esatto. Dobbiamo cercare Ilona, lei sicuramente può saperne di più di questo, d'altra parte lei è l'esperta. E intanto dico nell'interfono, è tutto molto... si è tirato tutto. Ho trovato tre persone. Ambiguo. Cioè ho trovato tre persone. Possessato del capitano, sei impossessato del diario di bordo di Zero. Che a questo punto scarico. E io lo... Ragazzi, Ilona dice che ha trovato tre persone. Cosa facciamo? Le uccidiamo? No, interroghiamo. Ah, ma tra l'altro il capitano ha detto qualcosa? Il capitano era posseduto da qualcosa. Una presenza oscura. Non è l'unico a essere stato posseduto. È vero, anche io sono stato. Questo l'abbiamo sentito. Rispengo il comunicatore. No, non avete capito, era una presenza oscura. Io ho rispento il comunicatore. È
stato come guardare negli occhi del vuoto stesso. Senti, Lona, sono sani? Il comunicatore è spento. Infatti io vado avanti a parlare senza ricevere risposta. Puoi darmi dei dettagli sui passeggeri? Dobbiamo capire se possiamo portarli su. Ilona, intanto li ho già portati giù. Cioè, se camminano, se camminare, si stanno riprendendo molto molto lentamente. Stanno patendo veramente un freddo inenarrabile. Cerco delle coperte nelle cabine di lusso. Non si... Quindi scendi e tutto. Sì, nelle cabine ovviamente le coperte ci sono. In realtà riprendi le coperte, quando mi passa davanti dico: dove hai preso quelle coperte? Sono di una fattura eccezionale. Mi ricordo che dicevano le cabine di lusso che non avete voluto aggiungere. Ho trovato le altre persone dell'equipaggio, sono state vittime anche loro del buio. Ma è tremendo. Ma quelle coperte dove le hai prese? Nelle cabine di lusso. Di lusso? Questa nave ha cabine di lusso. C'è scritto, guarda, indicazioni cabine di lusso. C'è scritto capitano, però per lei c'è anche nella nave degli indemoniati ci sono le cabine di lusso. Io non ci posso credere. Beh, andiamo a parlare con questi. Sì, dammi appunto. Ma Ilona, qualsiasi cosa. Perché hai quella faccia allucinata? Perché ho visto qualcosa di tremendo nel capitano. Cos'è? No, sei tu e basta. Ok, ho visto qualcosa di oscuro e tremendo, di freddo e di potetevi, che mi ha fatto raggirare il sangue. Figurati a me quando sono entrato in contatto con non riesco a spiegarmi. Andiamo, va bene, te lo spiegherò dopo. Sì, sei ancora... Ma è una delle tue solite storielle, quelle che poi finiscono con una principessa che sposa un genio, qualcosa del genere, vero? Io ti dico che qualcosa si è impossessato di sì. Zero. Grazie. No. Prego, hai visto? Esatto, tu mi hai raccontato dei tuoi sogni. Tu hai avvertito questo Lora, tu hai avvertito questa oscurità. Quindi se ti racconto io la tengo proprio per il braccio e stringo anche un po', no? Se vedi per alcune volte quasi zero, non spaventato, ma sul limite. Dell'essere spaventato, perché non è abbastanza intelligente. Sì, ho provato a raccontare dei miei sogni. Sentivi il freddo, ti impediva di muoverti e il tuo campo visivo era ridotto a un piccolo punto di luce nelle tenebre più oscure. Si chiamano terrori notturni, è una cosa che può capitare. Ma che terrori notturni? La follia dello spazio. Ha preso controllo. È vero, esiste l'oscurità. Esiste. Sì, basta guardare fuori, è buio fuori. Lo non hai capito. Qualsiasi cosa fosse, voleva uccidere tutte le persone di questa nave e stava usando me per farlo. Non so se è un potere come quelli di Samad, ma o qualcos'altro. Dove siamo adesso? Siamo sul ponte, immagino, sopra, mentre stiamo portando sopra via i tizi. Ah, ok. Quello che so è che... Vabbè, scusa. Un freddo mai sentito prima, neanche durante lo scongelamento, durante i salti. E di tutto questo non c'è nessuna traccia. Ron ha vomitato una nuvola di fumo nero. Dov'è? È passata oltre la... Non è lui quello che ci interessa. Cosa si può fare contro questa cosa? Ha cercato di frugare nelle mie tasche per vedere come ero armato. Quello l'ho percepito. E quando ha toccato il talismano, la mia vista è tornata chiara per qualche secondo. Io ho sempre usato i talismani quando gli incubi mi impedivano di riposare. E effettivamente ho avuto sempre aiuto nelle preghiere. Anche il tizio su che abbiamo preso nella nave, appena gli ho appoggiato il talismano che mi ha lasciato, si è risvegliato. Sì, e anche loro sono stati sicuramente meglio nel momento in cui gli ho messo addosso il talismano. Si sono ripresi, anche se non nello stesso modo dell'altro. Non mi piace qualcosa che non posso uccidere. Dobbiamo solo avere più fede. No, dobbiamo solo sperare che la nostra nave sia più veloce di lui. E mettere la maggior distanza possibile fra noi e lui dopo aver indagato qui. Anche perché, per quale motivo cercava noi? Voleva seguire noi. Io so quelle cose lì, no? Le ho percepite quando era dentro. Tu hai capito che... Che voleva uccidere quelli della nave e voleva seguire noi. Sì. Voleva uccidere tutti quelli della nave, non so se per non lasciare prove o altro, ma il suo scopo era seguire noi. Forse sta cercando quello che stiamo andando a fare con le informazioni che abbiamo. L'altra cosa che hai avvertito è che se non ha un corpo non riesce a sentire e percepire lo spazio. Ron, vedi? Perché nel vuoto non si sente lo spazio. Ron, capisco che tu non creda a queste cose, ma mettiamo caso che fosse
una forma di vita strana, un alieno, qualcosa che possa assumere la forma di una nuvola o di qualcosa di gassoso. Mm-hmm. Qualcosa di gassoso sarebbe comunque dentro questa nave. Ma per la cronaca, gli alieni è come per i terrestri oggi, come per noi comuni, guarda, gli alieni non esistono. Ah, non esistono. E vabbè, a parte gli umaniti, ma però esiste l'oscurità, che ovviamente però gli umaniti, so che ci credi agli umaniti. No, non credo neanche negli umaniti, se non come teoria cospirazionista. Ah, ok, e allora non vado avanti con la cosa. No, ecco, gli umaniti, ecco, al limite possiamo parlare tipo... Sì, ma se lui non crede neanche agli umaniti, non posso dirgli è un potere umanita di un tizio che diventa una nube perché non ci crederebbe uguale, quindi interrompo il discorso e non vado avanti. Quello con sì. Lui. Però è per spiegare una cosa, gli umaniti è un po' come per i primi navigatori che attraversarono l'Atlantico... Trovare gli indios e pensare che i loro rituali abbiano veramente qualche potere. Sì, ma lei tira veramente i feromoni. Esatto. Ma non li puoi vedere. Ma non sono più tipo i mutanti. Sì, ti sto facendo un paragone per capirsi il tipo di prospettiva che ti puoi aspettare da uno che non ha mai. Io sai che dobbiamo andarcene da qui. E meno male che la gente è salva, perché quello era il suo scopo, ucciderli. Quindi probabilmente ci potrebbero dare informazioni che ci interessano. E io so una anche cosa. Il diario di bordo. Io so una cosa. Icone, tutta quella l'oscurità, gli alieni, vabbè. So che lui ha dei poteri. Glieli ho visti usare, non so come, saranno impianti, saranno evoluzione, non lo so. Posso provare a pensare che qualcuno di quelli che ci vuole morto ci stia seguendo con un potere simile al suo. A questo posso arrivare a credermi. È un potere che è in grado di controllare le altre persone. Beh, lui è in grado di leggere nella mia mente. No, certo, il fatto è che se n'è andato, non credo che senza un corpo possa seguirci. E quindi perché dovremmo andarcene? Perché potrebbe essere ancora qui da qualche parte. Ma mi hai appena detto che senza un corpo non è in grado di trovarci. No, però potrebbe nascondersi da qualche parte. E quindi potrebbe essere comunque sulla nostra nave quando ce ne andiamo. Quello che detesto è avere a che fare con qualcosa che non riesco a conoscere. Cioè, che non riesco a comprendere. Mi sento disarmato, è una cosa che non possiamo combattere. Quindi, ragioniamo sull'ora e sull'adesso. Al domani e forse ci pensiamo poi. Sì, è vero. Abbiamo questa nave. Che cosa ne vogliamo fare? La vendiamo e ci paghiamo il debito. Chi la guida? Ma penso che sia una roba tipo... Non di metallo, perché non posso fondere le cose, però sarà di terracotta, di... No, è abbastanza semplice anche avere... tipo una stampante 3D. Saresti in grado di farmi un braccialetto? Beh, cazzo, c'è motore a reazione, ci sarà una cazzo di stampante 3D. Io la propongo a lei poi per il futuro, in caso per la prossima volta, se mi può fare un braccialetto. Sì, nuovo business. Come diceva il nostro caro ascoltatore con cui mi confronto spesso, ci sarà delle tipo stampanti 3D che dal sistema di riciclaggio possono riprodurre anche cibo. Ma perché no? Anche quelli ti interessa. Certo. Quindi allora le chiedo a lei di pensare a un progetto di un braccialetto, che così sia sempre in contatto con la pelle. Io intanto ti chiedo un talismano. Allora, vendere una nave 100B. È veramente difficile per un se motivo. Se non paghi non funziona. Perché devi pagare? Vendere una nave è difficile per un motivo. Grazie che stavo deludendo. Perché è collegata a un trasmettitore, il quale è collegato a nome proprietario della nave e agenzia da cui ha preso la nave. Ah, idea! Vendiamo la Calypso. No! Beh, questa è la cabina di lusso, potremmo vendere la Calypso. Oh, no, dobbiamo vendere questa nave. Chissà cosa ci fai tu nelle cabine di lusso. Non possiamo smontare. Beh, sappiamo cosa ci fai tu. Non possiamo spostare certo. Al su questa nave. Allora, ragazzi, io come al solito, a differenza di voi, uso il cervello. Quindi, perché ridi, Lona? Perché a volte è un po' annacquato da... Acqua? No, sbagliato. Hai sbagliato lui. Okay. Cioè, alcolizzato. Diciamo, ok, quando gli apriranno il suo cranio sarà già in formalina. Esatto. Noi li abbiamo salvati, giusto? E per la legge del mare e dello spazio ci devono compensare con il prezzo di metà nave. Quindi la nave se la tengono e i soldi ce li danno. Eh?
Esiste questa legge? Ma di che cazzo? Assolutamente. Che cazzo stai parlando? No, no, aspetta, però potrebbe esserci del vero. Li possiamo minacciare di darci i soldi. O è carino effettivamente da bastava dire penso. Minacciamo di darci i soldi. Ma non è una minaccia. È la legge del mare. No, non lo chiederebbe zero, ma te lo chiederò bene. Se dei tizi tipo dei pirati spaziali, sì, ti attaccano, sì, tu li ammazzi, sì, non è illegale, immagino. No. In quel caso perché non puoi vendere la nave dei tizi perché erano pirati? Allora, sì, allora, molto spesso le navi pirati non hanno il transponder, proprio di base, lo prendono, lo smontano e lo buttano. Poi è un po' come andare a giro con un'auto rubata. Appena ti fermi in un posto abitato, ti fanno un controllo, hai un'auto rubata. Beh, scusate, e se invece... ma loro sono delle persone... Quindi da rivendere è difficile. Normali, cioè nel senso non è che sono dei criminali, perché dobbiamo derubarli e ucciderli? Beh, ci hanno sparato addosso. Beh. Sì, ma erano posseduti dall'oscurità. È vero. No. Il loro capitano, sì, il loro capitano. Loro seguivano il loro capitano. Ma io non seguirei mai gli ordini di Samad se fossero degli ordini distruttivi per noi. E per questo forse ti dovremmo uccidere, perché il capitano va seguito. Ma non è quello il punto. Il punto è che se loro hanno seguito gli ordini del capitano, il capitano comunque era colpevole di averci sparato addosso. Ed è morto. Ed è morto e loro ci hanno sparato addosso insieme al capitano. Quindi è esattamente quello che ho detto io. Gli abbiamo sparato addosso prima... Non è esattamente quello che hai detto tu, perché è giusto che loro seguano gli ordini del capitano, perché su una nave se no è il caos. Però poi ne devono pagare le conseguenze. Beh, ma non abbiamo sentite, ancora sentito cosa hanno da dire. Facciamola in maniera, facciamola diversa. Le abbiamo già saccheggiato tutto l'alcol. Questo era purtroppo inevitabile. Aiutiamo queste persone, le curiamo, le portiamo al primo spazioporto e ci facciamo pagare. Ci facciamo pagare per averle assistite. Nonostante loro ci abbiano seguito ed attaccato. Perfetto. A rimborso dei danni e senza mettere sull'astro. L'unica cosa che dicevo io era praticamente la stessa cosa, ma ci facciamo pagare prima, perché se non ci pagano li abbandoniamo. Ma pilota Lazar, mi sembra il caso. Eric. Chi è Lazar? No, in realtà si intende più lui di struttura della nave, giusto? Sì. Il transponder è sulla nave, no? Sì. Ma se noi smontiamo le armi e quelle ce le prendiamo, possiamo montarle sulla nostra? Quante tute abbiamo per uscire fuori dalla nave? Beh, quante tute ci sono su questa nave? Ma mi sa che abbiamo solo tutti i moduli disponibili. Un paio. Beh, qua ci sono anche un paio di tute nuove. Teniamo cioè nell'hangar. Nuove per noi, in realtà. Beh, smontiamo lo smontabile. Allora, da non derubiamoli, non hanno fatto niente. Ah, ci sono delle tute nuove. Che, cioè, allora, il passo è veramente breve. Ho capito che... Cioè, è per quello che a volte gli effetti delle teni dell'acqua. Lei continua a bere acqua e continua a bere acqua. La vera domanda, pensiero contraddittorio. La vera domanda su cui chiuderei questa puntata è: in questa nave ci sono dei tappeti? Giusto. Una stiva. E con questa domanda mi sembra Pix. Vedi, adesso che ha ucciso il capitano prendiamo dei Pix in meno, no? Beh, era l'oscurità, cazzo. No, beh, io l'ho detto. Il capitano l'hai ucciso dopo. Per impedirle di riprendere possesso. Te l'abbiamo confezionato con l'azoto. È effettivamente un po' borderline. Però per quello che è successo non do Dark Point. Beh, l'ho ucciso a sangue freddo solo perché, boh, ma non rischiamo. Cazzo. Non dico io fatto... Robè lo ucciderei normalmente. Ma non dico che hai fatto male. Però il capitano è la vittima numero... Oh, di solito ne prendo amicida? Due, giusto? No, facciamo uno. Tre. Uno? Come uno? Eh no, no. Scusa, Ifran. Ifran non è detto che l'ho ucciso. Da come continua a ripeterlo Simone, è molto probabile che non l'abbia ucciso, quindi... No, io sono stato chiaro. Hai attivato la bomba che avevi messo. Esatto, ma visto che l'hai ripetuto nelle ultime due puntate tipo tre volte, penso che non sia morto, quindi lui non me lo sento sulla coscienza. In realtà no, zero pensa che sia morto, quindi sì. Allora, dove cavolo sono i punti di esperienza? Vi devo segnare qua. Un PX, perché avete partecipato alla sessione. Mm-hmm. Avete superato difficoltosi incontri. Io vale, cioè io valgo lo stesso. No? Come l'ha luce, certo. Tu, tu l'hai superato brillantemente. Sei stata lì tranquilla, no? Bello. Sì, no, beh, però lei ha aiutato comunque... facendo i talismani prima. Io non lo, adesso sì, a fare sì, il pignolo sì, sì, io sì. Lo considererei quello come aiuto perché gliel'ho pagato. Vabbè. Anche io l'ho pagato. Vabbè, ma quello... Se lo rifacevo,
Esatto. Potevano essere i talismani fatti da Ron, che non servivano a niente. Li pagavo. Avete messo voi stessi o la vostra nave a rischio per i vostri problemi personali? Beh, io sono entrato senza sapere cosa sarebbe successo da solo sulla nave nemica, quindi sei avventato, quindi? Problema personale? No, neanche io. Ah, il problema personale. No, lei sì. Ho visto l'oscurità. Sì. Problemi con l'oscurità. Sì, però lei non si è messa in pericolo per l'oscurità. Beh, la nostra nave. Però l'averlo percepito ha dato credibilità alla vostra storia. Tranne a me. Ok. Temo sia un po' difficile. No, io sono a posto. Sì, infatti, ha resistito all'acqua. Infatti, avventato, io sono avventato. Avete imparato qualcosa di nuovo su voi stessi o su altri personaggi? Hai voglia? Io adesso so cosa vuol dire, cosa significa quando Ilona dice ho visto l'oscurità nelle stelle. Io ho scoperto che c'è una tresca. Su noi stessi o su... questa è quella delle relationship o è un'altra quella delle relationship? Quella delle relationship è quella prima. Hai messo te stesso in difficoltà? No, quella, no, quella è quella del personal problem. È questa o è dopo? Sì, è vero. È quella dopo. Ok, quindi questa era? Hai sacrificato, questa è. Hai imparato qualcosa di nuovo su te stesso o su un altro personaggio? Vabbè, sì. O anche PNC. Sì. Ho capito che Zero in realtà è una persona che in realtà può aver paura. Sì, sì. Io ho capito cosa vuol dire, cosa intende Ilona quando ha visto l'oscurità nello spazio con una super cazzo. Io ho scoperto che di fronte a un grande carico di whisky posso resistere a berne una bottiglia sola. Alla volta. Io ho scoperto che Zero, che pensavo essere il più pericoloso del gruppo, in realtà non lo è per niente. Perché è sempre Eric che fa qualche cosa e mena la gente, li uccide, li massacra, li tortura. Infine tutti i suicidi. Io nego qualsiasi addebito. Sì, sì, tu nega, però. Poi era? Avete sacrificato, rischiato qualcosa per il vostro compagno. Porco cazzo. No. No, per il compagno no, però io c'ho Ilona, ha visto la verità. Hai sacrificato, rischiato qualcosa per il fatto che Ilona ha visto la verità? Non è che ti sei lasciato catturare dal vuoto. Beh, ho sacrificato 100 birr per comprare il talismano a lei, pensando che funzionasse, ed effettivamente funziona. Sei io di mezzo pix. Aderisco a metà. Io non ho sacrificato qualcosa perché... Sì, nel senso, ho sacrificato 5 punti di esperienza per prendere il talento giusto. Grazie al cazzo. Adesso si chiama fare il cheat, quindi no, io te l'ho chiesto, se lo potevo assolutamente, però e Samad ha il potere di cambiare il sistema, visto che ha fatto un esorcismo e ha scacciato l'oscurità. Sì. Quindi prendo l'altro mezzo. sì, perché infatti dicevo non è proprio un punto, l'altro mezzo. Vabbè. Non è il sistema, tra l'altro. Beh, il sistema. No, hai il potere però di cambiare il sistema. Il potere! Tu che. Danny? No, io ho finito. In compenso, confermo che Samade dice un sacco di cazzate. E io scalfirò il tuo scetticismo. Avete agito in accordo con le vostre icona? E la voglia? Assolutamente no. Neanche io. Come al solito, sì. Io tantissimo. Non ha parlato. Noi non abbiamo ancora deciso qual è effettivamente. T'ha ragione, sta settimana ero un po' pegnato. Ora definiamo settimana nuova. Beh, però, visto che ho usato il potere in maniera consona, no. Ligona. Già, ti sei usato il potere in maniera consona. Dobbiamo definirle e poi vediamo. Quindi, no, per 3 sessioni non prendo PX. No, no, lo rivaluto riascoltando le puntate precedenti. Quindi, per acchiappare un'abilità 1, 5 punti, giusto? Allora, per un'abilità avanzata, 5 punti il primo punto. Per l'abilità generale, 2. Mi prendo creare talismani. 3 per 4, 12. Meno 6? No, sto pensando a quanto devo spendere per portare Mystic Powers a 4. 12. No, 8. No, a 4? 8. 8. Se sei a 3 e devi portarla a 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. Ah, 5. Sono nelle avanzate, però. No, i talenti. No, talenti. 2. Aspetta, anch'io prenderò un talento per la prossima volta.
Porti 1 a 2 o uno spendo? No, porto 1 a 2 e spendo 6 punti. No, io ho deciso che fino alla fine di questa campagna prenderò solo Mystic Power fino a quando non li ho finiti. Non prendo niente. Certo, così se da 0 a porta 2, da 0 a porta 2 sono 6 punti. Sì. Okay. Oh, versati i punti oscurità nel sacchetto, già che ci sei. Ha preso un altro Mystic Power. No, 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 non ancora. Però ho deciso che probabilmente non alzerò mai una skill e spenderò tutti i punti di esperienza per prendere Mystic Power e basta. Per prendere il primo punto in una skill normale era 5. 2. No, in una skill generale costa 2. 2. Nella skill avanzata costa 5. Perfetto. Allora e per alzare invece le ability attributes? A dove devi arrivare per 2,5. Ah, quindi. Arrotondato per difetto, perché sono magnanimo. Quindi 10 punti per arrivare a 4, no? Sì. Per arrivare a 4, 10 punti. Sì. 10 sì. Perché d'altro canto l'attributo certo. Si riversa su tutto. D'altro canto non lo potresti fare. D'altro canto non lo potresti fare. Pagalo. Va bene. House rule, ripetiamo. Grazie per aver seguito questa puntata di Coriolis. È incredibile che siamo sopravvissuti tutti. In effetti. No, dai. Sì, è incredibile. I talismani funzionano. Dati i tiri di Roberto, è incredibile che siamo sopravvissuti tutti. Io non ho parole. Lui sognava. Però nel complesso dei tiri hai visto funziona. Lui sognava Hitman come idea e in questo momento ha avuto. Cioè, mi sento con questo personaggio di aver creato John Wick, sì? Ma in realtà lo sto giocando come esatto. Esatto. Oppure mi immaginavo come Sir Robert quello. Ci sta. Se vi è piaciuta questa puntata di Coriolis, intanto andate a guardare Coriolis e soprattutto se vi piace Fumble potete fare un sacco di cose per noi, potete lasciare delle recensioni su iTunes e su Facebook, potete comprare i nostri giochi su FumbleGDR.it, potete venire a trovarci al Play di Modena il 5, 6 e 7 aprile, potete condividere i video ovviamente su tutti i canali che preferite. Anche Italia 1. Anche su Italia 1. Anche Pornhub. Se qualcuno di voi lavora a Italia 1 ed è in grado di mandare una puntata, se qualcuno vuole lasciare qualche commento su Pornhub, guardate, manda lo screenshot e lo mettiamo da qualche parte. Esatto, d'altronde era dentro di te, quindi andate su un bel porno gay e nei commenti mettete come Samate Zero nella cabina dei cosi. Creiamo e la gente diranno cosa e gli mettete il link della puntata. Mi sembra giusto. Tra l'altro, a proposito, potete andare su fumblegdr.it e vedere nella sidebar quanto metallo abbiamo forgiato fino ad oggi. Perché il contatore viene aggiornato dopo. Esatto, direi che stasera c'è. Comunque neanche dentro. Johnny English, agente smart, la scena è quella del bagno che cerca di sparare, no? Che fa e si pianta tutti così. Dai, no, il fumble ancora non è mai uscito. Sì, però ho fatto 20, tipo 30 dadi un successo. Quindi. È terribile. Sono i primi livelli. I più belli. Comunque, noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Coriolis. Buonanotte! Ecco, yeah. Fumble! Fumble!